incontrare già un po' di tempo fa e che si è portato a sua volta dietro altri amici. Ve lo ricordate per chi ha seguito il canale? Noi avevamo già incrociato il suo nome durante gli incontri con Maurizio Martinelli e poi mi ha favorito il contatto e abbiamo fatto già un paio di appuntamenti con Marco Zanni. Però prima di passare la parola a lui e agli amici che lascerò a lui poi presentare, volevo fare un ragionamento con voi e con chi ci segue da casa. Allora, noi, come vi ricordate, avevamo cominciato con Marco a indagare questo libro, Marco Zanni, I segreti dell'asse dalla realtà al mito. Ecco qua. Allora, io quando lessi questo libro la prima volta ho fatto una gran fatica, ve lo confesso, per la prima parte, perché è un documento che contiene una quantità e una mole di informazioni di tipo tecnico, natura tecnica, e se non si è un po' specialisti, cioè se non si ha quasi un animo da ingegneri, diventa difficile. Però poi nella seconda parte, la parte dedicata al mito, è talmente appassionante e accattivante che sono rimasto incollato, quindi ho fatto fatica. Però mi sono detto, gran lavoro che ha fatto qua Marco, come è finito dentro a indagare questi documenti? Bah. Comunque, lavoro prezioso. Poi abbiamo indagato questo libro. Eccolo qua, ve lo faccio vedere, Asia Misteriosa. E qui invece già mi sono detto, no, ma poi c'è qualcosa che non va. Cioè, ve lo ricordate, dentro c'è il resoconto di una pratica mantica, diciamo così, che era in grado di tutta una storia sui polari, su questa figura che poi si era trasferita, che era in Italia, che si era trasferita poi di nuovo in Tibet. Marco è stato in Tibet, sappiamo che è un esploratore, è stato sull'altopiano del Mar Kawasi, però già dentro questo documento, mi sono detto, ma questo personaggio tutti a lui gli capitano. Adesso arriviamo a questo libro. Eccolo qua, Il risveglio degli antichi, il libro di cui tratteremo questa sera. Vi dico la verità, non ho fatto in tempo a leggerlo tutto, sono oberato da una. Poi queste ultime 2 o 3 settimane sono state un delirio, quindi gli imprevisti mi hanno costretto a diciamo, impiegarmi su altro, però gli ho dato una buona rimescolata. E già comunque dalle prime battute si è letteralmente fiondati, catapultati dentro una storia che non è che ha dell'incredibile, di più. E i personaggi che ruotano dentro questa vicenda sono talmente straordinari. Io non sapevo nulla di questa cosa, però Patrizio Mariotti, che l'aveva detto, mi ha detto: leggilo, leggilo. E ringrazio l'amico Patrizio Mariotti per questo. Che lascia veramente basiti. A questo punto mi sono detto: no, non è possibile questo fatto. Evidentemente l'infinito ha deciso che Marco Zanni deve essere il detentore di segreti straordinari. Allora, Marco, andiamo da Marco Zanni. Marco, buonasera. Ciao, caro. Eccomi, buonasera. Buonasera. Intanto grazie di aver accettato il nostro invito, di essere tornato a trovarci sul format e di aver portato in tua compagnia altri due compagni di merende, di avventure, ma adesso li conosceremo, che hanno contribuito alla realizzazione e alla stesura di questo lavoro. Però la prima domanda è per te, Marco. Ma com'è che finisci sempre dentro queste storie così appassionanti e avvincenti? Cosa ha deciso l'infinito per Vabbè, è la classica domanda da 1 milione di dollari, no? Come si dice? No, in realtà, come avevo già detto altre volte, o in altre trasmissioni, anche qui, io sin da quando ero un ragazzino, ero un bambino, avevo sempre avuto l'interesse per il mistero. E per i viaggi e per le esplorazioni in Sud America o in altri continenti, soprattutto perché avevo un parente, Mario Ghiringhelli, che era un esploratore. E quando poi lui mi ha iniziato con i primi viaggi in Sud America o anche in altre parti d'Europa, per fare un po' questa attività di viaggi ed esplorazioni bisogna avere la mente molto, molto aperta, perché rimanendo nel proprio paese o visitando sempre i soliti posti, non ci si rende conto della vastità del mondo e di tutto quello che ha e di cui magari non si conosce. Per cui, partendo da una base di viaggi che ho fatto in giro per il mondo, si viene a conoscere una quantità di dati
E poi si connettono insieme questi dati con la maturità, con la cultura, e si arriva a determinate sintesi che io ho cercato fino adesso di riassumere in alcuni testi, che appunto alcuni sono stati pubblicati con la casa editrice Mursia ed altri, per esempio, con la Graal edizione di Loris Bagnara, che è qua presente, in particolare appunto Il risveglio degli antichi, scritto da Rabdotin, che è un pool di autori, di cui adesso magari parleremo. Ecco. Quindi, Benissimo, allora. se l'infinito è intervenuto, in realtà non so bene perché. Va bene, allora a te presentarci le persone, gli amici che questa sera sono venuti a trovarci e che insieme e con cui insieme a loro avete dato vita a questo straordinario documento. Sì, prima di tutto volevo ricordare le persone che non ci sono stasera, Ok. perché il Rabdotin originariamente è composto da quattro autori, cui oltre a me Loris Bagnara, che è qua presente, il fisico Diego Marin e Andrea Lontani. Siamo stati noi i quattro originari componenti del Rabdotin. E con noi invece presente stasera Piercarlo Bormida, che si è aggiunto a questo gruppo di studiosi per diversi motivi, oltre per un'amicizia che avevamo già da tempo sui social e un apprezzamento, diciamo, che avevamo per entrambi, per le nostre ricerche, che provengono anche dalla sfera delle conoscenze della tradizione occidentale. E si è unito appunto con noi Piercarlo anche per dei motivi di cui parleremo nel corso di questa trasmissione. Bene, andiamo a E conoscerli quindi allora. Benissimo, abbiamo accennato a tutti quanti, anche a quelli che non ci sono. benissimo. Allora, buonasera Loris, buonasera Piercarlo, grazie di essere con Buonasera, noi. Benissimo. buonasera a tutti. Grazie di cuore. Intanto, come state a caldo? Non c'è male, abbastanza caldo, Bene, bene. piuttosto caldo. Bene, bene. Sopravviviamo. Sopravviviamo, benissimo. Allora, non so veramente da dove partire con questa storia. Prima di arrivare, insomma, all'incontro che ha avuto Marco, quando vi sono capitati questi documenti sotto mano e cominciate a vedere, gli avete dato una lettura, cosa vi è passato per la testa? Cosa avete pensato? Noris, cominciamo da te magari. Sì, no, l'impressione è quella di trovarsi di fronte ad una materia totalmente sconosciuta, totalmente nuova e totalmente inedita, perché appunto non c'è la minima traccia di una storia del genere in alcun libro che possiamo aver letto, perché si basa totalmente su testimonianze, di prima persona, di persone che hanno per qualche anno, per un decennio circa, fra gli anni inizi anni 60 e fino a metà anni 70, hanno portato avanti un particolare tipo di ricerca estremamente peculiare, estremamente particolare, che non era mai stato fatto probabilmente da nessun altro prima di questa Di loro. persona, prima dell'ingegner Porro. E di questa cosa nessuno sa nulla, perché, come poi potrà anche spiegare Marco, che è poi il depositario del materiale di base su cui si fonda il libro che abbiamo scritto. Questo materiale, queste testimonianze, questi documenti, i disegni stessi che tu hai ricevuto in copia questa sera, Francesco, poi magari Li esporremo, vedremo faremo piano piano, vedere. certo. Ecco, tutto questo è rimasto nel cassetto, in uno scatolone, perché ci fu a un certo punto la precisa volontà da parte dei protagonisti stessi della vicenda di non farla più uscire. Per motivi che verranno fuori nel corso della serata, ma sostanzialmente per paura, perché la materia era talmente potente, talmente scottante, che a un certo punto pensarono che era meglio non farne nulla. Era meglio non farne nulla finché appunto questo materiale, questo scatolone, scatoloni vari, perché ogni tanto salta fuori ancora qualcosa dalla cantina, dalla Cantine, da sì, soffitta certo, dalle di soffitte. Marco, anche recentemente qualcos'altro è saltato fuori. Quindi questo materiale a un certo punto è arrivato nelle mani di Marco per tramite di un'amicizia particolare. Ma a questo punto vorrei proprio che fosse Marco a spiegare Aspetta, sì, cosa è successo? Aspetta, aspetta, cosa è aspetta, sì. successo, perché appunto c'era lui in prima persona. Va bene. Piercarlo, tu invece che impressione hai avuto di questa storia? Appena ti è capitato, aspetta, io.
quando l'ho letto, insomma, sono rimasto sbigottito, sono curioso di sapere la tua impressione, ecco. Guarda Francesco, io sono uno che ama i misteri, come ben sa anche Marco Zagni, come sa Loris, e quindi sono avvezzo a leggere storie incredibili. In questo caso però sono stato catapultato in un mondo veramente che mi ha sbigottito sotto ogni profilo. E, ho divorato il primo libro, poi anche il secondo, e mi sono trovato a leggere una storia talmente profonda che ho dovuto approfondire quello che potevo fare. E poi grazie a Marco soprattutto, ma poi anche agli altri del team, sono stato incluso in questo gruppo di ricercatori, più che altro per, beh, lo spiegheremo magari dopo, però più che altro per le mie capacità a livello musicale e di studio sulle frequenze, perché si parla anche di cose assolutamente incredibili sotto questo profilo. Posso dirti che ci lavoro giornalmente su queste cose qua, ormai sono totalmente rapito da questo libro, Sì, benissimo. anch'io. Allora, Ma Marco, Francesco, Francesco, dici, posso dici, aggiungere dici, una no. cosa? Vai, vai, certo, no, Loris, vai. Proprio a livello personale. Anch'io, non solo Marco, è abituato a trovarsi di fronte addosso delle cose incredibili come questa, ma anche in qualche modo, nel mio piccolo, anch'io mi sono trovato a dover affrontare materiale piuttosto curioso, particolare, perché io sono anche coinvolto nelle vicende del libro L'altra Europa di Paolo Rumor e so che saremo vostri ospiti. Fra qualche mese, per cui sono lo stesso Loris Bagnara che sarà Perfetto, intervistato anche su quello. perfetto. E quindi anche quella stessa materia è talmente dirompente, anche quella che in qualche modo ero un po' anche io abituato a cose di questo genere. Anzi, fra l'altro, l'Alta Europa fu l'occasione per cui con Marco e con Andrea e Diego Marin ci conoscemmo una dozzina di anni fa ormai. Dopodiché, poi, appunto, fra i vari argomenti che affrontammo. A un certo punto ci dedichiamo allo studio di questo materiale. Benissimo. Va bene, è chiaro, ormai siamo finiti su un canale di complottisti, devo vedere come liberarmi da questa cosa, complottisti, terrapiattisti, contattisti, di tutto c'è qui. Allora, Marco, ritorniamo a te. Diciamo che tutta questa vicenda comincia con l'incontro, anzi con l'entrare nella fiducia, nella stima, nella simpatia di un, come si chiama, come preferiva farsi chiamare lui, no? Di un cronista, un giornalista del Corriere della Sera che scriveva anche per la Domenica del Corriere. Lui si chiama Mario Miniaci e, come dire, è la persona che a un certo punto ha custodito, intanto ha letteralmente tenuto questo diario battuto a macchina, il resoconto di alcune esperienze che adesso ci racconterai per tanti anni, ma che, diciamo, ritorniamo là, per qualche strana ragione del destino, del fato, del cielo, dell'universo, ha deciso di consegnarti e, perché, non lo so, ce lo racconterai tu, sei entrato nelle sue grazie, hai catturato la sua fiducia. Raccontaci che è successo, intanto chi era la persona Sì, di Mario Miniaci intanto e che cosa è successo. sì, prima di accennare a Mario Sì. Miniaci, Sì. Sì. che era giornalista del Corriere della Sera, della Domenica del Corriere, devo dire che io, diversi anni prima, Sì. entrai in contatto con uno dei personaggi del nucleo originario della Verrà, storia. sì. E la cosa avvenne praticamente per caso, cercherò di essere abbastanza telegrafico ma preciso, insomma. Come molti sanno, io ero stato, penso, uno dei primi italiani, o comunque il primo che aveva fatto conoscere in Italia e in Europa a livello mediatico l'altopiano di Maccahuasi in Perù. Ero andato nel 1998 a visitare questo straordinario altopiano scenico dove esistono questi volti abbozzati giganteschi di animali e di esseri umani scolpiti da una civiltà antichissima migliaia e migliaia di anni fa. Solamente che dopo che avevo fatto questo viaggio, avevo scritto un articolo su Nexus nel 1999, avevo anche pubblicato una serie di fotografie di questi volti, di questo altopiano di Maccahuasi. Avevo bisogno di alcune conferme
dal punto di vista, diciamo, geologico, nel senso che io mi chiedevo, va bene, ma questi volti abbozzati da questa civiltà sconosciuta di cui in Perù parlavano di 6.000-8.000 anni fa, questa cultura Masma, non è che magari c'era stato anche, insomma, di mezzo la natura, non so, magari il vento aveva un attimino modellato queste gigantesche pietre sull'altopiano dandogli queste forme, o effettivamente c'era stato la mano dell'uomo, perché non era una cosa così semplice. Allora, tramite una mia amica scrittrice, Bat Adam, che aveva scritto un libro molto interessante su la tecnologia della Bibbia, mi disse: no, guarda, io ti posso far mettere in contatto con un geologo molto famoso, il professor Floriano Villa, di Milano, appunto, della città dove vivo. Lo conosco personalmente e lui avrà la capacità sicuramente tale da dirti se le foto che gli porti dell'altopiano che hai visto sono, diciamo, prodotte dalla mano dell'uomo, anche se antichissimo, oppure sono uno scherzo, diciamo, della natura, no? E allora io ho preso appuntamento, sto parlando del 2000, della primavera del 2000, nel senso che da quando venni a sapere di questa incredibile storia fino alla pubblicazione del primo saggio sono passati 18 anni, anche perché io poi ci sono stato su diversi anni a cercare di capire se far conoscere veramente questa storia o meno, perché ha veramente dell'incredibile. Insomma, comunque io ho preso appuntamento con il professor Villa, allora era un geologo che aveva già insegnato 40 anni all'Istituto di Scienze della Terra, cioè insegnava geologia all'istituto più importante di scienze geologiche, penso, di tutta l'Italia, che era stato fondato addirittura dal mitico Ardito Desio, Sì. Certo, quindi quello del K2, famoso sì. scienziato, studioso, famosissimo, che poi io tra l'altro avevo anche conosciuto per combinazione nel corso della mia tesi che avevo fatto sull'AGIP nei primi anni 90, ero andato anche all'Istituto di Scienze della Terra perché Ardito Desio poi era stato uno dei primi in Libia a cercare il petrolio, no? Ecco. Quindi il professor Villa era un suo discepolo e mi ha accolto molto gentilmente. E io mi sono presentato, avevo anche ripassato parecchio la geologia perché ho detto: questo qui è un professore, mi chiede subito dove sono andato, che tipo di rocce ho visto. Ecco. Per esempio, subito mi ha detto: ah, ma lei è andato in Perù? Ho detto: sì. Ho detto: guardi, ero sull'altopiano delle Ande centrali. E dice: ah, beh, allora sì, quindi ha visto l'andesite, no? Che è una forma, è una pietra particolare che c'è sulle Ande, e abbiamo parlato all'inizio di questo. Poi, quando io ho cominciato ad accennare al discorso dei volti, delle facce, dalle foto che ha visto, mi ha detto: ma lei perché è venuto da me? E questa domanda mi aveva un attimino colpito, ho detto: no, beh, sono venuto da lei proprio per parlarle di queste cose perché alcuni pensano che questa antica civiltà Masma che occupava l'altopiano di Macahuasi sul Perù era collegata con magari le famose colonie di Atlantide in Sud America, no? E il professor Villa mi dice: beh, allora, quindi lei si ferma 10-15 mila anni fa, al periodo di Atlantide, diciamo, come dicono le leggende. Ho detto: beh, sì, già avere una conferma di questo sarebbe una cosa clamorosa, no? E il professor Villa mi fissa un attimo, ha capito che io, diciamo, non avevo nessun secondo fine se non un amore per la scienza e per la ricerca della Conoscenza. verità su questi argomenti, no? E allora, molto semplicemente, il suo assistente era lì di fianco in studio e dice: beh, senti, vai a farti un giro di una mezz'ora, prenditi un caffè perché devo parlare con questo giovane, con questo ragazzo. Stiamo parlando di 23 anni fa, ormai quasi, che mi interessa molto, gli devo dire alcune cose. Ecco, dopo che il suo assistente è andato via, ha detto: guardi, io le dico francamente, le mie conoscenze sulle civiltà antiche risalgono, per quello che posso pensare io, non a 10-15 mila anni fa, ma a decine di milioni di anni fa, no? E io sono rimasto scioccato, no? Diciamo, sono rimasto letteralmente scioccato. E mi vede, dottor Zani, fa:
Io ho lasciato da poco, dopo 40 anni, l'insegnamento universitario perché mi sono stufato, mi ha detto, mi sono stufato letteralmente di raccontare un sacco di stupidaggini ai miei alunni. E poi, come potrete leggere nell'introduzione del saggio, mi ha sciorinato una serie di sintesi di tutto il suo lavoro, di tutto quello che lui ha pensato in tutti questi anni di studio, di lavoro. Ormai lui è morto nel 2014, e mi ha detto tre punti fondamentali. Primo punto, secondo lui, secondo altri studiosi come lui, che si ritrovano, diciamo, però in meeting, diciamo, segreti, a porte chiuse, ci sono state diverse civiltà, diverse umanità favolose, anche decine di milioni di anni fa, hanno raggiunto livelli eccelsi, poi sono crollate o per fenomeni esogeni, la terra o endogeni, quindi o sono state distrutte O da si dei sono cataclismi autodistrutte. provenienti dall'esterno o si sono autodistrutte per delle guerre mondiali, no? E lui, per esempio, mi faceva l'esempio, diceva, uno degli esempi più calzanti sono per esempio le cronache vediche, dove parlano di civiltà intere che Sì, si sono assolutamente, distrutte certo. moltissimo, moltissimo tempo fa. E quindi, secondo lui, sulla Terra, almeno da 50-100 milioni di anni, si sono succedute una serie di umanità, cioè umanità che hanno raggiunto, diciamo, un grado di industrializzazione almeno simile al nostro, se non straordinariamente superiore, poi sono decadute a livello, diciamo, scimmiesco, e poi sono ricresciute ad altri livelli. Per cui lui diceva, guardi che questa, quella che viviamo noi, è l'ultima civiltà, oppure Atlantide, quella precedente, è la punta di un iceberg, mi disse proprio così, la punta di un iceberg, perché ci sono state civiltà enormi, favolose, in un lontanissimo passato. Tant'è vero che poi alla fine mi accennava al fatto che con altri suoi colleghi scienziati parlavano di concetti incredibili, tipo quello che mi ha detto la prima volta che ho sentito un termine del genere, di orografia artificiale, cioè la Sì. formazione di catene montuose sulla Terra causate, per esempio, per l'effetto di catastrofi provocate dall'uomo, quindi è l'effetto di enormi battaglie, di enormi bombe atomiche o chi per esso, anche lì torniamo al discorso, mi diceva, si legano, so, il Mahabharata o altri poemi indiani, dove vedrà che c'erano guerre del passato, dove si lanciavano questi razzi che erano come delle enormi bombe atomiche, addirittura portavano all'innalzamento di zone delle placche continentali, alla formazione, per esempio, delle montagne più giovani, tipo le Ande o le Alpi. Io quando lasciai il professor Villa nel 2000, esattamente era il 4 aprile del 2000, cioè, ero uscito molto più scioccato di quando ero entrato, no? Perché dicevo, ma io qua, pensare che è un geologo a livello internazionale, conosciuto a livello europeo, no? Lui continuava a fare il suo lavoro, aveva lasciato l'università, continuava a fare il suo lavoro come geologo professionista, tant'è vero che ti posso dire solo questo, pochi anni dopo, Francesco mi aveva invitato a una cerimonia di ricordo di un evento piuttosto catastrofico che aveva interessato la Valtellina molti anni prima, la Val di Stava, dove c'era stato era caduto un pezzo di montagna che aveva addirittura Smottamento. fermato il corso di un fiume, aveva creato un lago artificiale dove in questo cataclisma erano morte più di 30 persone e un intero paese era stato sommerso dall'acqua. Stiamo parlando del 1987. E nel 2007 lui mi invitò, per esempio, a questa cerimonia perché lui era stato il geologo che allora si era occupato di questo cataclisma, no? Quindi una persona con i piedi per terra in tutti i sensi. E nonostante questo aveva queste idee. E mi ha raccontato questa storia. Dice, guardi che io negli anni 60 ero con un gruppo di studiosi, con un ingegnere, ci seguiva un giornalista, con noi c'era anche un medico e una segretaria, e noi tramite l'utilizzo di questo straordinario apparecchio che chiamiamo rabdomante elettronico, creato appunto dall'ingegner Pogo,
avevamo sondato, mentre intanto lavoravamo, non so, per l'ENI, per l'AGI, facevamo ricerche di gas e di idrocarburi in tutta Italia, soprattutto nella zona della pianura padana. Ci spostavamo anche segretamente con questo apparecchio, che era una sorta di georadar ante litteram, il quale era capace di sondare sotto la superficie del terreno fino a 800-1000 metri di profondità. Ed eravamo venuti a conoscenza, tramite questo apparecchio, dell'esistenza, per esempio, di una civiltà antichissima che esisteva Aspetta, sulla aspetta, Terra aspetta, Marco, aspetta, aspetta, aspetta. milioni di anni fa. Vabbè, allora, Mi fermo, mi fermo. c'eravamo arrivati qua. Allora, intanto, cioè, naturalmente, mentre che parli subito, qualche passaggio mi salta all'occhio. Queste famose, famigerate, fantomatiche riunioni di specialisti a porte chiuse, che Sì, tu ha... Ok, che me tu... ne ha parlato proprio il professor Villa, sì. Benissimo. Allora, come oggi, o erano una questione di quei tempi e oggi non si tengono più, diciamo, gli specialisti che tu sappia, almeno sospetti che da qualche parte del mondo ci siano ancora degli studiosi? Fino a quando Villa, con cui ho avuto a che fare con lui, cioè fino a quando, poco prima di quando è deceduto, purtroppo, c'erano ancora. Cioè lui mi parlava che si tenevano nel periodo in cui io ero in contatto, perché come ho scritto nel saggio, dal 2000 fino al 2005 io andavo a trovarlo ogni anno Sì, nel suo studio in sì, centro a Milano. sì. Facciamo questi incontri e lui mi continuava a raccontare quello che aveva vissuto appunto negli anni 60-70 con questo gruppo segreto di ricerca e di quello che gli era successo. E intanto mi diceva che a questi convegni di geologia se ne parlavano, ne parlano, insomma, ne parlavano. Lui me l'ha detto senza remore, nel senso che si era creato un alone di fiducia tra di noi, anche se lui mi disse: di tutta questa storia del mio nome lo faccia quando io non Non ci ci sarò sarò più. più, e te vorrei a te. E poi appunto il discorso è salito enormemente, nel senso che questo lo devo dire anche subito perché è importante, perché riguarda anche il mio amico Tom Bosco, Sì. il caro amico Furio Stella che non c'è più e la rivista Nexus. Fino al 2005 io mi ero incontrato solo con il professor Villa, ci vedevamo appunto una volta all'anno e io prendevo appunti delle cose che mi diceva. Poi vedevo che il discorso non saliva, ma perché? Perché Villa non era più rimasto in contatto con gli altri componenti del gruppo originario di questa storia incredibile, nel senso Sì. che nel 1976 era morto l'ingegner Porro, l'inventore dello strumento, Sì, Alessandro e del Porro. giornalista Mario. No, Sì, Alessandro Porro, esatto. Alessandro Porro. Alessandro Porro. Del giornalista Miniaci, Villa non sapeva più nulla perché Miniaci aveva lasciato, era andato praticamente in pensione anticipata dal Corriere della Sera, dalla Domenica Corriere, nei primi anni 70. E quindi loro si erano perse le tracce, lui non sapeva assolutamente neanche dove fosse o se fosse ancora vivo Sì. Sì, il giornalista Miniaci, no? Quello che poi mi ha dato tutta la gran sì. parte della documentazione. E allora io dicevo, ma io qui, questo discorso qui, vorrei sentire anche qualche altro interlocutore della storia originaria, chissà se qualcuno è ancora vivo. E allora Tom Bosco allora mi disse, ma scrivi un articolo civetta, lo pubblichiamo su Nexus, cambia un po' determinati argomenti, così se chi è Qualcuno. stato testimone diretto di questa vicenda si accorge che c'è qualche errore, magari ti contatta. E incredibilmente, dopo la pubblicazione di questo articolo, che si chiamava L'ultima civiltà, uscito sui numeri 60 e 61 di Nexus, mi contattò quella che era stata la La segretaria. segretaria del gruppo originario, Luciana Petruccelli, che mi contattò via email, perché tra l'altro leggeva Nexus e tramite la redazione mi ha mandato un'email, mi diceva che io sono Luciana Pertuccelli, ero la segretaria, io abito a Sori, che è in provincia di Genova,
Eravamo nel 2006, se vuole ci incontriamo e parliamo di questa storia. Allora io sono con mia moglie, mi sono precipitato subito a Sori, abbiamo avuto una conversazione interessantissima, ho detto, ah guardi, tutto quello che le ha detto il professor Villa è assolutamente vero, anzi io ho tenuto diverso materiale, in particolare ho elaborato in forma digitale il diario originale che era stato sbattuto a macchina, più di 170 pagine le ho digitalizzate e ho mantenuto i contatti, incredibile ma vero, col giornalista Mario Miniaci, che adesso ha più di 90 anni, ma vive nella provincia di Varese. Quindi, se vuole, la posso far mettere in contatto. Insomma, in pratica, poi mi sono messo in contatto con Mario Miniaci, sono andato di corsa a trovarlo nel Varesino. Lui viveva da 30, 30, 35 In un posto anni in isolato. questa villetta isolata in uno di questi boschi abbastanza anche molto densi del Varesotto. Facemmo amicizia, era un personaggio notevolissimo, proprio un signore d'altri tempi, aveva 94 anni quando lo conobbi, ma era ancora in forma, ci facevamo ancora le nostre camminate assieme nel bosco. E mi disse, guarda, io ho tenuto moltissima documentazione di tutta questa storia, è stata la storia della mia vita, è stata la storia che più mi ha affascinato in tutta la mia vita. E a quel punto riuscii a organizzare nel 2007 un incontro tra il professor Villa e Una Miniaci, che reunion. non si Infatti. vedevano più da 35 anni, e siamo andati a casa sua. Questa cena fu una cosa straordinaria, perché loro si incontrarono dopo più di 30 anni, e io cominciai ad assaporare quello che era stata un'incredibile storia della metà del Novecento, che non solo riguardava l'Italia, ma per tutte queste connessioni riguardava un po' la storia del nostro pianeta e della storia della Terra e anche un po' del cosmo, del nostro universo. Ecco, questo è stato quanto. Poi niente, Mario Miniaci è morto nella fine del 2008, inizio 2009, mi sembra. E la sua famiglia e i suoi figli qualche anno dopo sono stati così, così gentili e mi hanno dato un'intera cassa di documenti, tra cui il famoso diario, che hanno costituito la base per il primo libro che poi è uscito diversi anni dopo, perché io da solo non avrei mai potuto farcela a scrivere e a leggere tutti questi documenti da solo. Poi c'era anche bisogno di persone che più di me avessero delle conoscenze tecniche, tipo Loris Bagnara, che è un architetto, tipo Diego Marin, che è un PhD di fisica, perché riguardava tutta la strumentazione che era stata allora adottata, i concetti dell'antichità, del periodo di cui si stava parlando, eccetera, eccetera. Quindi ho radunato, diciamo, le persone, secondo me, migliori che conoscevo allora, più in gamba, ed erano appunto Loris Bagnara, Diego Marin e Andrea Lontani. E avete E quindi ricostituito in riuscì a. tempi moderni quello che era stato il tempo di allora. Sì, abbiamo voluto attualizzare un po' le ricerche del gruppo storico ed è poi nato questo libro che è uscito nel 2018, a maggio del 2018, col titolo appunto che vedete sovraimpresso, Il risveglio degli antichi. Devo dire una cosa importantissima adesso, poi magari lascio spazio un Sì. Sì. attimo a Loris per alcune cose che magari può dire lui. Sempre per il fatto che non sarà mai un caso, per un fatto assurdo, nello stesso periodo in cui usciva questo libro, Risveglio degli Antichi, usciva uno studio negli Stati Uniti totalmente indipendente, frutto di un anno e mezzo di lavoro che si basava su dei dati geologici, in cui veniva in un certo senso avvalorata l'ipotesi del gruppo originario degli anni 60 italiana, e cioè che l'unico periodo, almeno questo studio americano dice così, l'unico periodo storico in cui si è abbastanza certi che può essere esistita una civiltà di tipo industriale, tecnologico, paragonabile al nostro, è proprio il periodo eocenico, che va da 40 a 30 milioni di anni fa. E hanno chiamato questa ipotesi l'ipotesi siluriana, perché ha un nome che ricorda un po'
diciamo, alla lontana il periodo dei dinosauri, no? Anche se poi era esistita, sia secondo questo studio che secondo lo studio del gruppo originario italiano, era esistita una civiltà di tipo umano, umanoide, simile alla nostra. Quindi per dire come, almeno esiste uno studio indipendente che conferma l'ipotesi di cui in Italia certe persone ne erano a conoscenza da 60 anni. Ecco, questo per dire. Si può trovare questo articolo uscì su Scientific American, questo articolo americano, e poi sulla rivista Le Scienze nell'aprile del 2018, dal titolo appunto L'ipotesi siluriana. Se fate una ricerca su internet, ipotesi siluriana, lo trovate senz'altro e ve lo potete leggere. Adesso vorrei che magari Loris dicesse due parole su come mi misi in contatto con loro e come costituimmo un attimo il team che poi ha portato, dopo diversi anni di impegno e di fatica e di lavoro, alla pubblicazione del Risveglio degli Antichi. Ecco. Sì, Ecco, brevemente il Loris, vuoi dire contatto. magari qualcosa? Sì, certo. Esatto, ipotesi sull'Uriano. L'amicizia con Marco iniziò nella fine del 2010, perché l'occasione fu appunto il libro che avevo pubblicato, quindi non era attinente alle ricerche su Porro inizialmente, perché Marco non ci parlò subito di queste cose qui. Il contatto che ricevete da Marco e da Andrea e da Diego era relativo alle ricerche che avevo condotto insieme a Paolo Rumor per quanto riguardava l'Alta Europa, perché comunque a questi amici ci accomunava comunque l'interesse, la passione per approfondire, diciamo, gli enigmi della storia. E quindi inizialmente la nostra amicizia e collaborazione cominciò su quelle tematiche lì. Poi però a un certo punto Marco tirò fuori dal cassetto, diciamo così, questo materiale che evidentemente non vedeva l'ora di poter finalmente affrontare con qualcuno per potergli dare una veste, una forma da poter essere pubblicato. Quindi cominciò a parlarcene, cominciò ad estrarre, a dividere un po' il materiale che era in queste scatole, che consisteva in un'infinità di pagine dattiloscritte, disegni e schemi di lavoro di rilevazione dello stesso ingegner Porro, e cominciamo un po' a dividerci questo materiale per affinità. Ognuno in base proprie competenze, diciamo così. In particolare Diego, appunto fisico, cominciò ad occuparsi del discorso dell'apparecchio, cioè del funzionamento tecnico dell'apparecchio di rilevazione, che era un po' al centro della vicenda, anche se al centro fino a un certo punto, poi dopo diremo magari perché. E quindi io, ad esempio, mi occupai invece, magari anche avendo anche io una propensione, un interesse per quanto riguarda faccende di carattere occultistico ed esoterico, trovai molte attinenze, anche se può sembrare strano, ma dopo si dirà, molte attinenze nella vicenda di Porro, per quanto riguarda appunto certi concetti, certi aspetti che si ritrovano nell'esoterismo e nell'occultismo. E quindi io sono anche teosofo, fra l'altro, quindi studio in particolare un po' queste cose qui. E il mio contributo al libro in particolare fu nell'approfondire un po' questi aspetti alla luce di determinati concetti di teosofia, di esoterismo, di occultismo, che andavano un po' a spiegare perché la ricerca di Porro era andata magari a indirizzarsi, ad aver preso una certa veste, che fra poco andrò a dire, perché non abbiamo ancora detto che cosa aveva scoperto effettivamente l'ingegner Porro. E quindi ecco, brevemente per chiudere, dopo qualche anno di ricerca sul materiale che ci dividemmo, arrivammo effettivamente ad una sintesi in cui abbiamo costruito praticamente un libro in cui si fonda su quattro contributi distinti, che è quello di Marco come introduzione e, diciamo, scenario generale della vicenda, quello di Diego, il contributo di Diego sull'aspetto tecnico e scientifico, il mio sull'aspetto occultistico esoterico della vicenda, e quello di Andrea che verteva un pochino sull'attualizzare il discorso di questa antica civiltà eocenica e trovare qualche aspetto nell'attualità, in alcuni aspetti, diciamo, che si possono trovare nel potere occulto, ecco, diciamo così, che si muove nascostamente anche nel mondo attuale. Ma detto brevemente questo, quello che può interessare al lettore adesso è capire che cosa aveva scoperto l'ingegnere. Allora, diciamo quindi com'era arrivato
alle sue scoperte così dirompenti. Innanzitutto l'ingegner Porro era stato, tutto parte da un periodo di lavoro che aveva condotto l'ingegnere in Brasile. Si era trasferito in Brasile con la sua famiglia per lavoro fra il 49 e il 61. In questo periodo lavorava in Brasile in cantieri di carattere edile, quindi mi pare in particolare su costruzioni in calcestruzzo, fondazioni in calcestruzzo e lavori di questo genere. E a un certo punto però le sue passioni lo portarono a cercare, interessarsi a costruire, a poter costruire in proprio un apparecchio in grado di rilevare delle onde micrometriche, perché gli interessava costruire un apparecchio che potesse sondare il terreno più accuratamente, ma questo per questioni professionali. Tutto era nato inizialmente per un interesse di carattere professionale. Quindi cominciò a compulsare tutti i libri che aveva a disposizione nelle biblioteche che poteva trovare a San Paolo. Viveva a San Paolo, se non ricordo male, in quel periodo lì, l'ingegnere, e altrove, in Brasile, ecco. E quindi finché a un certo punto non trovò un libro particolarmente interessante, Unica copia. che un'unica cosa, bravo, bravo Francesco, hai detto, un'unica copia di un libro che riportava, fra l'altro, stampigliato sopra un Top timbro della Secret NASA, NASA. Top Secret NASA, e quindi erano informazioni evidentemente classificate top secret da un ente quale quello della NASA, ed era appunto l'unica copia, come ha ricordato giustamente Francesco. Lui ne fece, se ne impadronì, fece delle copie, non so come, comunque l'informazione le trasse immediatamente, perché evidentemente trovò quello che gli interessava, e sulla base di queste informazioni cominciò a costruire un apparecchio. Con questo apparecchio, poi nel frattempo, Porro era rientrato anche in Italia con la famiglia, quindi dal 61 Porro era entrato in Italia e ha continuato la sua carriera professionale, lavorativa in Italia, portando avanti però la costruzione, l'implementazione di questo apparecchio, con il quale aveva capito che poteva fare ottime cose, perché aveva capito di poter vedere effettivamente in profondità delle strutture in maniera molto agevole, che senza dover fare degli scavi. E questo è anche documentato perché lo puoi vedere anche in alcune delle immagini che abbiamo mandato. E quelle relative alla Domenica del Corriere, perché in quel periodo lì Porro, ecco, questa è un'immagine dell'apparecchio, che poi dopo diciamo com'è, che è estremamente semplice. In quel periodo Porro poté anche fare con questo strumento delle scoperte che sono state archeologicamente convalidate, nel senso che poi Marco mi correggerà, perché lui, essendo milanese, se necessario. Ad esempio, quando fu necessario fare gli scavi sotto Milano per la costruzione della linea rossa, se non ricordo male, La prima la linea linea, 3, sì. la linea, la prima linea, la linea rossa, 63. che doveva passare nelle vicinanze sotto al Duomo, per non rischiare di fare degli scavi che potessero distruggere le antiche fondazioni, cioè i resti della basilica che precedeva l'attuale Duomo, perché c'era un edificio molto più antico. Fu coinvolto Basilica di lo Santa Tecla. stesso Basilica di Santa Santa Tecla, sì. Tecla, grazie Marco. Fu coinvolto Porro, che nel frattempo aveva dato prova di sé con la soprintendenza locale, come illustra anche questa immagine che stiamo vedendo adesso, aveva dato prova di queste sue capacità. Fu quindi coinvolto per individuare esattamente il tracciato dell'antica basilica di Santa Tecla, e fu correttamente individuato senza scavi. Quindi si poteva andare colpo sicuro con la costruzione della linea senza distruggere alcunché. Quindi in quel periodo lì, parliamo dei primi anni 60, 61, 62, appena tornato Porro, 63, adesso non ricordo bene, ci sono queste prove certe, documentate, che Porro ha dato nella scoperta di strutture archeologiche, in questo caso perfettamente identificabili e riconoscibili, quali strutture medievali, in qualche caso tombe longobarde e altre strutture che Esatto. risalgono, diciamo, ad una storia. Siamo perfettamente nella storia, ancora nella storia nota. Ma evidentemente, Porro con questo strumento cominciava a trovarci sempre più gusto. Allora cominciò a prendersi e portarsi dietro questo strumento, accompagnato, credo cominciò a farsi accompagnare anche a questo punto dall'amico Mario Miniaci, per le Sì. campagne della Lombardia. E cominciò a utilizzarlo nelle aree appena nord, nelle aree delle Prealpi, diciamo lombarde, grosso modo nord di Milano, Brianza, Como, Varese, quelle zone lì, dove fra l'altro aveva anche qualche casa di famiglia, che poi si rivelò importante la cosa.
E ecco, con questo strumento cominciò a vedere delle cose a profondità sempre maggiore. E la profondità non era più 7, 8, 10 metri, ma cominciò ad essere 40, 30, 40, 50, 60, 70 metri. E cominciò a vedere dei resti di strutture lignee. Evidentemente lui, ecco, lui aveva in modo questo apparecchio che era, diciamolo subito, era molto semplice. Era uno scatolo composto da due scatole, sostanzialmente, di cui uno era un proiettore, cioè un elemento che emetteva delle onde, che Porro chiamava neutroonde, perché non erano onde diciamo, perfettamente inquadrabili nella teoria, diciamo, fisica. Se fosse stato Diego avrei potuto spiegarlo molto meglio, perché è il suo pane, ma diciamo, non si trattava, Porro era consapevole che non si trattava di onde inquadrabili nella fisica conosciuta. Quindi lui le chiamò neutronde perché avevano una particolarità che in qualche modo erano dal punto di vista elettromagnetico neutre, da cui neutronde, ma comunque risentivano in qualche modo del campo di gravità, perché si sdoppiavano anche in due, erano in un caso sospinte verticalmente dal centro della Terra, in un altro caso invece potevano scendere in profondità sempre verticalmente, seguendo, diciamo, le linee di forza del campo gravitazionale. Erano delle onde molto particolari, quindi da lui chiamate neutroni. Quindi l'apparecchio consisteva in un proiettore di neutronde e in un frequenzimetro, in uno scatolotto, in cui con una semplice manovella meccanica si poteva regolare la frequenza a cui l'apparecchio era sensibile, sostanzialmente. Ed era completato da una specie di mouse, diciamo così, col quale l'ingegnere, diciamo, muovendolo sul terreno, riusciva a rendersi conto se vi era un determinato ritorno, per l'appunto, dal sottosuolo. E sulla base di una certa frequenza, ecco, se una certa frequenza gli dava una risposta, lui individuava, marcava un punto, e nelle sue mappe di rilevazione. Quindi dicevo, a un certo punto, rilevando con questo apparecchio molto, molto semplice, in tutte le campagne lombarde, cominciò a rilevare delle strutture di carattere di legno, molto antiche, che identificò come antiche imbarcazioni. Cioè lui riuscì a intravedere, a rilevare nel terreno la conformazione di queste imbarcazioni, di cui non è rimasto più nulla, era rimasto solo la traccia, diciamo, del legno carbonizzato e diciamo decomposto. Ma capì che erano imbarcazioni, e uno si dirà: cosa ci fanno imbarcazioni in piena pianura padana, nord di Milano, a una profondità di 60-70 metri? Bene, a questo punto comincia a intervenire la geologia, perché la geologia ci insegna che molto, molto più addietro nel tempo, non parliamo più di qualche migliaio di anni, ma all'inizio Porro pensava: ma sarà 10.000 anni, parliamo dell'età atlantidea, ma saranno 20.000, 50.000. A un certo punto si cominciò a capire che bisognava retrocedere nel tempo di almeno qualche centinaio di migliaia di anni, prima di arrivare ad un momento in cui la pianura padana era completamente invasa dall'acqua, Mare. perché c'era il mare padano. La pianura padana era una baia, sostanzialmente, e c'era un profilo di coste che si entrava, diciamo, dentro in corrispondenza del Veneto, proseguiva lungo tutte le prealpi lombarde, girava intorno alle prealpi del Piemonte, quindi andava a trovare Piercarlo, le regioni di Piercarlo. Girava intorno a sud, correva lungo l'Appennino e veniva dalle parti di casa mia. Io sono a Faenza, per poi ritornare, diciamo, nell'Adriatico. Quindi tutto questo era un profilo di costa antico, ma ripeto, non meno di mezzo milione di anni fa, più probabilmente 1 milione di anni fa. Quindi a un certo punto cominciarono, pur con una certa riluttanza, perché parliamo di un uomo di scienza, era un ingegnere, non era uno che, capisci, non era un Peter Colosimo che magari si faceva prendere da subito dall'entusiasmo, no, era un uomo di scienza. E quindi diceva: ma com'è possibile? Qua stiamo trovando delle resti di imbarcazioni che non possono essere meno antiche di 1 milione di anni, perché il mare c'era soltanto allora. E quindi cominciò a fare diverse rilevazioni, ne fece parecchie, perché poi, mettendo insieme tutte le indicazioni fornite dall'ingegnere e riportate fedelmente nel diario di Mario Minieci, si riuscì a mettere insieme una certa serie di località, sempre appunto fra Milano e le Prealpi,
e congiungendo queste località effettivamente corrisponde geologicamente a quello che era l'antico litorale del mare. Quindi c'è un'ottima coerenza nella cosa. E questo, diciamo, è la seconda fase degli studi di Porro. La prima fase era quella normale, quella delle scoperte archeologiche normali, quelle convalidate dalla soprintendenza, di cui abbiamo detto prima. Sì. Questa è la seconda fase in cui, in qualche modo, Porro ancora comincia a pensare di poter, seppur forzatamente, riportare le sue scoperte all'interno di un quadro storico, in qualche modo, non dico accettabile perché già mezzo milione di anni è comunque fuori. Però, Ancora per la insomma, storia di ecco, oggi, 6.000 anni fa eravamo è raccoglitori, già. cacciatori, raccoglitori, quindi. Esatto, però ancora diciamo che Porro ancora faceva degli sforzi per ricacciare un pochino queste scoperte nell'alveo del conosciuto. A un certo punto però questi sforzi non è più possibile, perché a un certo punto sempre con il suo apparecchio, continuando a fare le prospezioni, comincia a rilevare delle strutture che sono chiaramente tecnologiche e a profondità ancora maggiore. Le strutture di cui parliamo sono, di cui si parla nel libro, sono delle sfere di Allora, cemento. aspetta, 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 aspetta. Prego, prego. Come abbiamo No, messo un po' di perché no, chiaro no, qua. no, sì, perché naturalmente. Allora, non avete scampo, dovete comprarvi il libro e leggerlo, perché solo attraverso la lettura, anzi, la lettura e la rilettura del libro potete entrare dentro una storia tanto accattivante e affascinante. Però naturalmente, chiaro, ci sono dei passaggi, adesso stiamo arrivando diciamo, a quelle che furono le rivelazioni fatte da questo strumento. Per me diventa interessante però soffermarsi, perché io quando ho letto c'erano dei passaggi che in qualche maniera mi hanno destabilizzato. Ho fatto una scuola di tipo tecnico, sono un periodo industriale in elettronica, quindi qualcosa la mastico. E diciamo, la cosa che mi ha più lasciato di stucco è leggere, aver letto che il cuore pulsante di questo strumento non è un dispositivo elettronico, ma è un nervo di Esatto, animale, esatto. perché queste neutronde, adesso non so chi di voi vuole completare il discorso per far capire ai nostri amici anche di che cosa stiamo parlando, perché sembra che queste neutronde siano particolarmente sensibili alle strutture organiche più che alle strutture meccaniche, elettroniche, magnetiche, eccetera, eccetera. Allora, Esattamente. diventa interessante capire come, vabbè, l'ingegner Porro naturalmente poi su quel libro avrà trovato, perché lui voleva costruire un radar a microonde, se non ricordo Sì, male, stava sì, cercando sì. di lavorare su quel progetto là. Come è arrivato a questo genere di deduzione? Se ha avuto un suggerimento, voi che idea vi siete fatti di come è riuscito ad assemblare questo dispositivo così straordinariamente particolare? Magari, purtroppo Diego Marin non c'è, però magari Allora, Piercarlo Diego forse ci ha può lasciato uno dire. scritto, ci ha lasciato uno Sì, scritto, ce quello l'ha adesso mandato lo oggi. apro. Lo Sì. apro e lo leggo, parla proprio anche di quello. Adesso dico, detto così, noi ci siamo confrontati su questo, è chiaro. Noi non sappiamo esattamente come, in realtà non sappiamo che cosa abbia dato, imbeccato l'ingegnere Porro, perché si è andato a pensare di mettere un nervo all'interno di un apparecchio in realtà così semplice, perché veramente sono due scatolotti uniti con un filo e dentro c'è questo nervo. La cosa più particolare è effettivamente il nervo. Come ci è arrivato non lo sappiamo, a meno che non fosse. E dentro quel libro lì, di cui purtroppo per quanti sforzi abbiamo fatto, quel libro che dicevamo Top Secret della NASA, a meno che non fosse lì dentro un qualche riferimento, un qualche cosa che abbia fatto capire che l'integrazione dell'elettronica con la biologia fosse in qualche modo importante, se non è lì, non siamo in grado di capire come sia arrivato ad un'intuizione di questo genere. Io però, ecco, anche quando ho letto queste cose qui, leggendo i diari, le mie conoscenze di carattere così esoterico, teosofico, mi hanno subito risvegliato qualcosa, perché ad esempio non ho potuto non pensare, ad esempio, ad uno studioso che in teosofia è piuttosto conosciuto, nell'ambito teosofico conosciuto, che si chiama il dottor Giuseppe Caligaris. Giuseppe Caligaris. Parliamo di morto negli anni 40, fine anni 40, quindi parliamo di un ricercatore del secolo scorso, che aveva fatto una scoperta in cui appunto aveva capito che il sistema nervoso umano si interfacciava con le onde elettromagnetiche, anzi lo stesso intero corpo umano
la pelle, la superficie intera del corpo umano, della pelle, è in grado di captare onde elettromagnetiche, di reagire in determinate maniere. Lui ha fatto un'infinità di esperimenti con una pazienza certosina che è qualcosa di indescrivibile. Aveva capito che a determinati impulsi corrispondevano certe emozioni, a certe emozioni corrispondevano determinati output a livello elettrico. Per cui io ho capito che in qualche modo c'era, cioè ho pensato che dietro a questa intuizione c'era comunque l'idea che la biologia, c'era comunque un'idea olistica in qualche modo, che l'elettromagnetica e la biologia, la fisica e la biologia in qualche modo si dovevano sposare insieme. C'era già in questo concetto, ho fatto capire che c'era un pensiero più vasto alle spalle, di cui non so di quanto l'ingegnere fosse consapevole in base ai suoi studi, perché era comunque un ingegnere, però sta di fatto che a un certo punto evidentemente cominciò ad accogliere questa idea. Voglio leggere appunto quello che ha scritto Diego in un appunto che ci ha lasciato appunto oggi per la serata, perché non ha potuto essere qui con noi, e diceva, allora ecco, dice questo riguardo alle neutronde. Le neutronde, dice innanzitutto, che sono schermate dai metalli. Hanno generalmente un bassissimo coefficiente di assorbimento nei confronti della materia, come il neutrino, ma a differenza del neutrino, interagiscono con il campo elettromagnetico come se si trattasse di particelle cariche. Quindi hanno caratteristiche che un po' le assimilano al neutrino, ma un po' anche alle particelle elettricamente cariche, ma hanno un bassissimo, dice Diego, coefficiente di assorbimento. Però, dice, il coefficiente di assorbimento delle neutronde sale invece vistosamente in presenza di materiale organico, cosa che non è vera per il neutrino, e costituisce appunto il motivo per cui il principale componente dell'apparato ricevente è un nervo animale. Ecco perché, appunto il nervo animale può intercettare in maniera molto più efficace le neutronde, a differenza degli altri materiali nei confronti dei quali è praticamente trasparente. Poi dice, scrive Diego, le neutronde sono altamente, ecco, tutto quello che scrive Diego ovviamente è desunto dalle informazioni che si ritrovano nel diario di Miniaci e provengono quindi dalle stesse rivelazioni di Porro. Quindi sono altamente sensibili alla gravità, le neutronde. In particolare una delle due tipologie di neutronda, perché per l'appunto ve ne sono due, una delle due viene respinta dalla gravità terrestre e fatta schizzare in linea retta verso l'alto, mentre l'altra è in grado di scendere in profondità. Poi scrive Diego, cioè, presenta anche, adesso non lo leggo qui perché è un po' complicato, anche ha una sua idea di come si possa combaciare, far combaciare, diciamo così, il modello fisico teorico standard, come si possa far accogliere le neutronde nel modello standard, introducendo determinati accorgimenti che soltanto un fisico può spiegare in maniera comprensibile. Però ecco, cioè, abbiamo capito che l'importanza, in qualche modo, Francesco è sparito? Non vediamo più No, 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 Francesco. ci sono, ci Ah, sono, ci ci sei, sono, vi ok. seguo. Ok, scusa. Vi lascio in primo piano così. Tanto Perché la mia stavo brutta leggendo. faccia la conoscono, non ti preoccupare. Ok, no, stavo leggendo, non mi ero accorto che eri. Quindi ecco, a un certo punto si era evidentemente avuto questa intuizione che il nervo animale era fondamentale appunto per intercettare le neutronde. Il concetto è che a seconda della frequenza sulla quale si regolava l'apparecchio, lui poteva rilevare un certo materiale. C'era molto selettiva la cosa. Se Sì. voglio rilevare il platino, metto una certa frequenza, voglio rilevare l'oro, ne metto Mettono un'altra, sì. voglio il legno, ne metto un'altra ancora, perché lui rilevava per materiali, non rilevava la scena, diciamo, nel suo completo, ma rilevava materiale per materiale. Un lavoro incredibile questo. Senti, Ecco, aspetta, scusami, aspetta. scusate se mi interrompo, prima di sentire magari un attimo Piercarlo sul Certo, discorso perché sulle onde dell'apparecchio, arriviamo nel suo settore, dai. volevo solo ricordare un evento significativo di cui mi fece partecipe il professor Villa, che è molto interessante. Per lui fu un po' la prova definitiva che l'apparecchio funzionava veramente. Mentre loro stavano vagando con l'apparecchio in varie ricerche, cercavano le antiche coste del mare Padano di cui ha parlato Loris prima. Quindi erano nella zona di Saronno, per esempio, Uboldo, dove siamo stati anche recentemente noi. Il
Il professor Villa nei campi, mentre stavano vagando così tra l'erba, aveva perso il suo orologio. Sì, Se n'è accorto si è riportato. diversi minuti dopo ed era un orologio d'oro. Allora lui l'ha detto all'ingegnere, ha detto: "Caspita, ingegnere, guardi che L'orologio. ho perso il mio orologio". Allora l'ingegnere Porro ha detto: "Ma possiamo provare subito l'apparecchio, lo metto sulla frequenza dell'oro. Mando il segnale di raccoglimento delle neutroonde sui campi precedenti che abbiamo passato pochi minuti fa". Insomma, in pratica, l'apparecchio li ha condotti esattamente a dove Villa aveva perso l'orologio e hanno trovato l'orologio. E il professor Villa ha detto: "Questo per me è stata una cosa significativa, perché era impossibile trovarlo in un campo del genere dove c'era l'erba così alta, se non con l'ausilio di qualche cosa di tecnologico che funzionava come appunto l'apparecchio dell'ingegner Porro". Ecco, voglio dire proprio questo. Ecco Francesco, voglio complimentarmi. Ah, scusa Marco. Scusa Marco. No, no, Sì, finisci no, no, pure. niente, ho finito il discorso. Voglio complimentarmi con l'ascoltatore Superlius perché ha esattamente colto il punto. Era Porro che faceva la differenza. Sì. Era Porro che faceva la differenza, perché l'apparecchio più Sì, sensibile era la macchina. Complimenti. vabbè, ma questi iscritti al canale che ci seguono sono tutti più che Sì, no, beh, sveziati e c'è da dire una sbaliziati. cosa. Noi abbiamo chiamato il team, Rabdo Team, anche perché Porro sapeva di avere delle doti rabdomantiche Che sin da naturali. ragazzo, Quindi, certo. in un certo senso, questo apparecchio amplificava queste capacità, oltre ad avere delle sue proprietà intrinseche, probabilmente aiutava anche le stesse capacità, diciamo, rabdomantiche dell'ingegnere. Ho avuto conferma di questo parlando con un rabdomante pochi anni fa, molto conosciuto, apprezzato, che vive sul lago di Garda. Viene chiamato ancora adesso da delle compagnie petrolifere o a fare ricerche di pozzi d'acqua in giro per il mondo. Era andato anche, per esempio, recentemente in Brasile. Questo, ovviamente, a questo rabdomante di oggi gli ho regalato subito una copia del Risveglio degli Antichi. Invece, Ovviamente. volevo sentire un attimo, Sì, siete per Piercarlo su Carlo, questo sul discorso discorso dei relativo muscoli. all'apparecchio, alle frequenze e alla testimonianza, magari ci può dare lui, e del motivo poi per cui giustamente noi avevamo bisogno anche delle conoscenze sulle frequenze, sulla musica da parte di Piercarlo, che oltre come amico, secondo me è un vantaggio in più per quello che magari potrà essere un prossimo saggio, se riusciamo a farlo. Sì, con molto piacere. Voglio fare una premessa, cioè che il mio avvicinarsi a questo libro appunto, è stato dettato prima ancora che dalla passione per le frequenze, diciamo per la passione per questo mistero incredibile. All'inizio abbiamo parlato anche di dati sensibili, no? Delle prime ricerche di Porro che sono state effettuate anche su cose molto tangibili, come per esempio, mi viene in mente un argomento interessante di cui ho i documenti inviati da Marco, sul castello di Belveglio. In Diciamo Piemonte, che ci sì. sono stati in Piemonte, esatto, dove c'è da ricollegare tutta la storia di Matteo Farnese, una storia molto molto interessante che prevede, come nelle migliori trame di un possibile film, un famigerato tesoro da scoprire. Effettivamente questo tesoro c'è ancora e probabilmente, chissà, potrebbe rivelare ancora delle cose incredibili sul grande ingegno di questo professor Porro. Quindi diciamo che le prove della fattibilità e della concretezza del rabdomante elettronico ci sono e come, e affondano le loro radici appunto in reperti molto, molto pratici. Da lì il passo è breve ed ecco perché sono stato in qualche modo, con mio grande onore, contattato all'inizio da Marco, per arrivare al discorso delle frequenze. Le frequenze sono il mio pane, nel senso che io faccio
il compositore di musica elettronica principalmente, ma negli ultimi anni ho spostato il focus della mia ricerca al campo olistico, termine un po' forse abusato in questo periodo, ma che comunque rende l'idea di quello che è la ricerca appunto in questo campo. Mi piace specificare una cosa che probabilmente molti frequentatori del canale già sanno, è che noi umani siamo in realtà delle antenne molto molto sensibili che messe nelle giuste condizioni possono essere attivate da frequenze le più disparate possibili. Purtroppo siamo immersi giornalmente in frequenze non proprio sane, e questo discorso ci fa arrivare a non solo al famigerato argomento dei 432 Hz, o dei 440 in questo caso, che sarebbero quelli stabiliti più che da Goebbels nel 39, io direi dal protocollo d'intesa del 55, che sancisce l'utilizzo standard della frequenza dell'A a 440 Hz. Questo è un argomento molto interessante che trovo calzante per quanto riguarda gli studi di Porro, proprio perché noi ci siamo fatti questa domanda, o meglio, dopo aver letto il libro, parlandone soprattutto con Marco, io mi sono chiesto: ma ci sarà qualche cosa di specifico che riguarda la musica? Senza anticipare troppo quello che poi verrà fuori dalla narrativa, no? Di quello che andremo a raccontare. Una delle scoperte più importanti che provengono da queste sfere, poi lo spiegherete meglio voi appunto nel proseguo del discorso, è il fatto che Porro ha rilevato delle informazioni assolutamente incredibili sull'utilizzo della musica e delle frequenze per creare apparecchiature che curano. Ecco perché le mie spie si sono accese soprattutto dopo la lettura del libro, perché in realtà avallano quelle che sono le teorie più in voga fra gli sperimentatori adesso in giro per il mondo, cioè che le malattie in particolare, per esempio, possono essere curate con due fattori primari, che sono le frequenze sonore e la luce, quindi fotoni e fononi. Non è un caso che i potenti si facciano dei bagni di frequenze per rimettersi in sesto. Tutte queste cose, chi è appassionato di questi argomenti, le può ricondurre anche agli antichi egizi e a tutta una serie di studi che ha fatto, per esempio, il professor Malanga, no? Proprio sulla Esatto. frequenza all'interno delle piramidi. Ecco perché è uno dei motivi per cui ci piacerebbe confrontarci anche con il professore, il noto chimico, Esatto. è questo, cioè. E magari organizziamo pure un incontro insieme. Ah, sarebbe Il favoloso. contatto ce Magari. l'abbiamo, dai, il contatto ce l'abbiamo. Sarebbe molto costruttivo, perché una cosa che mi ha fatto veramente sbaccalire, si può dire così, affrontando appunto qualche documento che in realtà è stato trovato all'interno delle famose scatoloni, eccetera, di Porro, è che c'è una parte riguardante proprio la musica e le frequenze, perché c'è un appunto scritto appunto a penna, diciamo, sul foglio, dove si individua una frequenza che non è conosciuta sull'intonazione dell'A. C'è proprio scritto la frequenza e il La l'intonazione, che in questo caso sarebbe il 455 Hz. Questo dato di fatto mi ha invogliato a sperimentare questa frequenza in diverse situazioni, non ultima nelle visite che abbiamo fatto ultimamente appunto insieme, in quelli che erano i luoghi dove il Porro conduceva le sue indagini. Quindi la mia sperimentazione avviene in gran parte qui in studio. Come vedete, le apparecchiature che ho alle mie spalle sono indice di quello che sperimento qui all'interno di casa mia. Però poi abbiamo deciso di fare qualche tentativo anche all'esterno. Come si può dire, con dei risvolti ancora, diciamo, acerbi, ma comunque interessanti, perché questa frequenza che abbiamo deciso di sperimentare effettivamente non è una frequenza conosciuta a livello generale,
ma trasmette qualcosa di molto particolare. E tant'è che ho ricavato una sorta di melodia, appunto da uno spartito, chiamiamolo così, di questi eugenici, mi piace chiamarli così, che si basa sull'esagramma. Loro non avevano un pentagramma come abbiamo noi, ma avevano un esagramma, quindi si basava sul 6. E questa melodia che io ho riprodotto tranquillamente con i miei sintetizzatori, intonandola alla frequenza corretta, nelle persone che l'hanno ascoltata, anche solo a livello di curiosità, ha dato un qualche senso di straniamento, comunque Capito. un'impressione di qualcosa di realmente alieno. E questo è l'aggettivo che mi viene più facile tirare fuori in questo momento, anche se poi non stiamo parlando in realtà di alieni, ma di qualcosa o di qualcuno che forse è più terrestre di noi, no? Però ecco, le ricerche di Porro, secondo me, hanno aperto tutta una serie di porte che nel presente di oggi e nel futuro saranno assolutamente fondamentali proprio per la ricerca nel campo frequenziale e vibrazionale. E spero di continuare questa ricerca proprio per arrivare a qualcosa di concreto. Lo speriamo anche noi, così appena avete portato a compimento questo secondo lavoro che è già in cantiere, quando le cose si pensano sono già mezze fatte, così venite e ci regalate le nuove informazioni che siete riusciti a raccogliere. Allora, l'altro dado, interessantissimo tutto, naturalmente stiamo entrando adesso, arriviamo alle sfere, però prima volevo... magari se mi tracciate un quadro sull'importanza dello strato geologico dentro il quale sono conservate per la maggior parte questi resti, che adesso vediamo, cioè non si tratta di materiali in decomposizione, cioè cose piccole, però c'è uno strato geologico che corrisponde appunto a questa era, dentro la quale sembrano essere custodite tutte queste strutture, le più articolate e complesse adesso lo vediamo. Che importanza ha avuto riuscire a individuare questo strato e datarlo? E perché è così importante? Non so chi di voi, insomma, vuole... Ma dunque, questo, tra l'altro, questo argomento è tornato, poi magari Loris dirà qualcosa, prepotentemente alla ribalta, perché il fulcro fondamentale della datazione di questo periodo eoceanico in cui sarebbe vissuta questa civiltà del passato, si Eugenici. basava sulle conoscenze, eocenici, si basava sulle conoscenze geologiche profonde del professor Villa, il quale ha detto, ma... se l'ingegnere Porro mi dice che in uno strato dai 300 ai 400 metri di profondità ci sono in varie zone della pianura padana e non solo queste sfere, parliamo di sfere di diverse decine di metri di diametro, corrisponde al periodo eocenico, cioè è un periodo che varia da 40 a 30 milioni di anni fa. E questo noi, su questo noi l'abbiamo preso come un dato di fatto, è lo stesso, quindi lo stesso Villa aveva indirizzato in questo senso. Però noi poi, studiando bene tutto il materiale, ci siamo resi conto che lo stesso ingegner Porro aveva capito, si era reso conto che in realtà queste sfere si muovevano, si potevano muovere sottoterra. Non muoversi solo in senso orizzontale, ma anche in senso verticale. In più, come potrete leggere nel libro, le cronache degli oceanici, così come l'ingegner Porro era riuscito a captarle leggendo queste famose tavole all'interno di queste sfere, e qui arriveremo alla possibilità di magari scrivere un libro in futuro su questo argomento, si era reso conto che queste cronache degli oceanici parlavano di un'antica guerra interplanetaria del passato, dove era arrivata una popolazione extraterrestre che aveva mosso guerra agli oceanici, e gli oceanici, proprio per questo motivo, erano dovuti andare a nascondersi in queste sfere che
al giorno d'oggi sono sotterranee. E a questo punto mi chiedo, ma per sfuggire alle bombe o agli attacchi di questa popolazione che proveniva, secondo le tavole, da Ganimede, che sarebbe una delle lune di Di Giove. Saturno, mi sembra, di Di Giove, Giove, di ecco, Giove, allora, di Giove. di Giove. Non è che magari sono andati loro in profondità con le sfere per sfuggire a questi attacchi? Quindi il discorso della datazione ce lo stiamo cominciando a chiedere veramente, cioè quando è esistita veramente questa civiltà, anche perché c'è tutta una parte che Loris mi potrà confermare, che noi abbiamo trascurato, e cioè il discorso delle navi ritrovate a 70 metri di profondità, a che periodo veramente si riferiscono? Ecco, magari se Loris puoi dire qualche cosa su questo discorso e poi su il fatto che Allora, è Diego è stato evidente contattato. sì, dalle mappe, dagli segni che ci sono a corredo del libro, è evidente che si tratta di strutture che in nessun modo possono essere ricondotte a formazioni naturali. Sono allineate, come possiamo vedere, hanno una forma assolutamente, come dire, squadrata, ad angolo retto, sono messe in una disposizione che nessuna formazione naturale può mai creare strutture del genere. Quindi è evidente che c'è un'intelligenza che ha creato, li ha disposte lì in quella maniera. Sì. Sì, Villa addirittura parlava di formazione di tipo strategico-militare, cioè Sì, come campi di formazione sfere. Sì. difensiva. Ecco, non so se magari Loris può accennare a Sì, questo era problema che ci stiamo ponendo. il punto in cui ero rimasto nella mia esposizione precedentemente, Esatto. cioè eravamo rimasti appunto alle scoperte delle imbarcazioni, delle tracce di antiche imbarcazioni risalenti a qualche centinaia di migliaia di anni come minimo, perché il mare padano prima di allora, dopo è scomparso. E quindi la fase successiva delle scoperte di Porro, per l'appunto, interviene quando, ad una distanza molto maggiore di questi resti di navi carbonizzate, comincia a scoprire appunto queste sfere, questi campi di sfere, di a profondità di 300-400 metri, che per l'appunto, come spiegava Marco prima, un geologo non può non battezzare come antiche di quei 30-40 milioni di anni, come ha fatto Villa. Ora però per l'appunto si pone il problema che dice Marco, se questa gente, se gli autori di queste sfere decisero di costruire le loro sfere in sicurezza, in un ambiente sicuro per proteggersi da un attacco esterno, evidentemente potevano aver scavato nel livello di superficie di allora, a diverse centinaia di metri di profondità, e quindi andare a piazzare la loro sfera in uno strato che è molto più antico rispetto all'età in cui loro si sono posizionati lì. Per cui il discorso della datazione effettivamente comincia a diventare, potrebbe essere rimesso in discussione. Questo, l'antichità, sicuramente l'ordine di grandezza resta quello, nel senso che magari se non sono 30 milioni di anni, però magari qualche milione di anni, un milione di anni, parliamo di antichità che vanno enormemente al di là di quello che è l'orizzonte del paradigma storico attuale. Diciamo che potrebbe non essere necessario per forza postulare 30 milioni di anni, potrebbe essere qualcosa di meno. Sta di fatto che però, per appunto, queste strutture, adesso bisogna dire qualcosina di queste strutture perché immagino che l'ascoltatore stia cominciando a chiedersi di che diavolo stanno parlando questi pazzi. E quindi parliamo di sfere di molte decine di metri di diametro, più o meno grandi, ma la più grande è quella del re, perché per l'appunto ci stava dentro il re, e voi diremo chi era il re. Erano sfere, per l'appunto, con pareti di grosso spessore in cemento armato, non so se come il nostro, ma con caratteristiche superiori, perché se lì da così tanto tempo aveva caratteristiche superiori. All'interno di queste sfere, vire innanzitutto. Una metà delle sfere erano riempite di acqua o comunque acqua con qualcosa di particolare che galleggiava in superficie per far sì che rimanesse in funzione una sorta di fotosintesi clorofilliana. Poi dentro vi erano delle stanze, degli ambienti che galleggiavano sopra questa superficie, sopra questo pelo d'acqua all'interno delle sfere, e all'interno di questi ambienti vi erano apparecchiature di carattere tecnologico, quindi con produzione di energia, illuminazione, eccetera, per mantenere in essere un ciclo vitale, diciamo così,
Ma la cosa più sconcertante è la presenza all'interno di queste stanze di corpi in stato di ibernazione, corpi in stato di animazione sospesa, diciamolo così. E quindi perché Porro proprio rilevò questi corpi distesi orizzontalmente, però se non ricordo male a faccia in giù, a faccia in giù, cioè non Posizione supina. come Sì. esatto, posizione supina e con tutta una serie di apparecchiature, di tubi, eccetera, che fuoriuscivano dalla. Ecco, sì, esatto, c'è anche l'immagine, esatto, quello illustra. Con una serie di tubi che fuoriuscivano da vari punti del corpo che portavano cibo e ossigeno, eccetera, e addirittura Porro, perché riuscì a capire che erano in animazione sospesa? La sua sensibilità era tale che riuscì a percepire il lentissimo battito cardiaco Sì. Uno di questi esseri, roba di un ogni battito mezz'ora. ogni, esatto, ogni mezz'ora. Lui riusciva a capire questo leggerissimo variare del flusso sanguigno all'interno del corpo. Quindi capisci Allora, che sia in stato di noi inossidabilità. abbiamo mediamente, giusto per farci qualche conto, noi abbiamo mediamente 70 battiti al minuto in una condizione normale. Questi esseri in stato di ibernazione ne hanno uno ogni mezz'ora. Scusatemi, per fare 70 battiti, cioè per dispendere la stessa energia che noi disperdiamo in un minuto, ci mettono 70 mezz'ore, cioè praticamente 30 ore, Sì, 35 ore. 75 ore, sì, infatti. E poi con le apparecchiature che avevano, che probabilmente riescono a mantenere, a rigenerare, diciamo così, anche perché appunto questo genere di tecnologie, come diceva bene prima Piercarlo, era diffuso, non era diffuso, cioè gli oceanici lo conoscevano, ma l'utilizzo di queste apparecchiature per risanare il corpo era molto limitato e regolamentato, perché la società degli oceanici era molto particolare. Era una società molto verticistica, a capo della società oceanica c'era il re che aveva un potere pressoché assoluto nei confronti della popolazione, che gran parte della popolazione viveva in condizioni praticamente di schiavitù, erano braccia da lavoro. E quindi l'utilizzo anche di queste macchine con capacità mediche era estremamente limitato e solo se tu pagavi le dovute tasse al re. E diciamo che a livello di C'erano anche i esosità Green delle Pass, tasse, giusto per capire. erano, C'erano mi anche i dici, Green Pass, giusto per anche capire. poi Ci ci manca subito. No, bloccano. A livello di esosità siamo arrivati, credo, solo oggi a pensare cose di questo genere, a Appunto. livello di tassazione, così, solo oggi. E quindi ecco, le sfere, ecco, c'erano non solo singole sfere, ma interi campi di sfere dove rilevava questo genere di corpi sospesi. In certi casi addirittura rilevò anche un enorme lastrone di cemento dello spessore di qualche centinaio di metri che proteggeva un enorme campo di sfere sotto, ancora più in profondità. Ed era quello, mi pare, il fulcro, proprio l'epicentro, diciamo così, delle strutture che avevano realizzato gli oceanici ai loro tempi. Poi facciamo delle pause ogni tanto, facci delle domande tu, Francesco, perché sennò se ne Sì, abbraccio non finiamo più. allora Non sì, è no, normale che le cose da dire il stiano riferimento, cinque. aspetta, il riferimento, ci sono dei passaggi, lasciate che vi chieda qualcosa io, perché tanto poi alla fine chi legge questo libro viene inchiodato da quelle informazioni, che sono le stesse che insomma in qualche maniera ho potuto leggere io. Allora, quando naturalmente insomma, viene raccontato di queste sfere, a supporto delle scoperte, insomma, che l'ingegner Porro col gruppo stava facendo, c'è tutta una documentazione che fa riferimento all'esistenza di queste strutture che si trovano, per esempio, nell'area in Russia, in alcune regioni della Russia, e che alcune sono, diciamo, note alle popolazioni indigene locali che, occupandosi magari, sono appunto dei cacciatori, vanno in giro, oppure ricercatori d'oro, insomma, in aree abbastanza remote, ma che sono ben conosciute dalle culture locali. Di queste sfere vi è già una documentazione, se non ricordo male, a partire dalla metà dell'Ottocento, alcuni viaggiatori ne hanno attestato la presenza e alcuni di loro. Sembra che insomma, di queste popolazioni siano anche andate all'interno, cioè,
qualcuno ci ha dormito dentro. Quindi questa è una cosa molto interessante, ecco, se la volete raccontare. Sì, questo è uno studio particolare che ha fatto Diego Marini in un capitolo di questo libro in cui proprio ha accennato a questo discorso della Valle della Morte in Siberia, dove effettivamente in superficie appaiono parti di queste sfere sommerse, si vedono queste cupole. Ci sono resoconti che appunto partono dall'Ottocento, dove si accenna al fatto che qualcuno è riuscito ad entrare dentro, ma stiamo parlando di cose effettivamente visibili. Ci sono anche delle immagini, so che su internet se ne possono anche trovare. Diego ha inserito dei disegni fatti dai primi studiosi si erano avvicinati in queste zone remote della Siberia. Iacuzia, mi pare, qualcosa. Sì, Sì, esattamente, della esatto. Iacuzia. Quindi ci sono delle conferme in altre parti del mondo. D'altronde lo stesso ingegner Porro era convinto, non so per quale motivo, ma lui avrà fatto le sue ricerche, che tra il Venezuela e il Brasile, anche lì c'erano delle zone con campi di sfere sotterranee. Poi accennava per esempio la Svizzera, ha parlato del Sud Italia e lì c'è tutto un capitolo misterioso perché improvvisamente l'ingegner Porro, anche per commessa, veniva chiamato a fare delle ricerche in varie parti del mondo con il suo apparecchio. Era tornato anche nelle ex regioni dell'Africa orientale a rilevare con il suo apparecchio che cosa si trovava ancora nei vecchi fortini sotterranei, nei bunker italiani che erano stati costruiti, esattamente. Oppure addirittura in Sud Italia ci sono degli ispezioni del suo diario che parlano del fatto che aveva rilevato la probabile esistenza, non so se nel passato o adesso, addirittura di basi di dischi volanti tra la Sardegna e la Campania e forse anche addirittura la Calabria. E te È pare un argomento molto interessante sarebbe da un argomento approfondire. molto interessante da approfondire, però Facciamo una delle sue puntata su questa ricerche. cosa, guarda. No, delle sue ricerche in Sud Italia si sa poco. Volevo concludere il discorso per ricondurmi a quello che potrebbe essere l'ipotesi di un possibile saggio. In pochi minuti voglio dire questo, è mo molto semplice. Quando ci fu la presentazione del libro nel settembre del 2018 a Milano, era intervenuto anche il compianto professor Galli, che aveva fatto la prefazione, il nostro amico politologo, sia mio che di Loris Bagnara. Ricordiamo che Giorgio Galli è uno anche degli autori del libro che ha scritto con Loris, quello Rumore. sull'altra L'altra Europa, Europa. no? Quindi Giorgio Galli si era interessato moltissimo a questo argomento, lui aveva un suo interesse particolare per l'esoterismo, insomma, ecco, di varia natura. Ecco, alla presentazione, ci metto solo 2 minuti, era venuta la figlia di Mario Miniaci, Roberta Miniaci, con un suo amico che si chiamava Lucio. Purtroppo anche questo Lucio è mo molto più giovane, insomma, più o meno della nostra età, è scomparso recentemente. Però questo signor Lucio mi disse: guarda Marco, vengo alla presentazione, però tieni presente che ai tempi Mario Miniaci mi affidò personalmente delle carte separate da tutta l'altra documentazione che riguardavano il suono degli eugenici e le frequenze che utilizzavano gli eugenici durante il periodo della loro esistenza. Adesso unisco la faccenda, quindi subito questa cosa mi aveva colpito e mi diceva: se vuoi posso fartela avere. Poi io non avevo più avuto occasione di sentire Lucio è morto poi recentemente, io grazie fortunatamente all'aiuto di Roberta Miniaci, la figlia del giornalista, ho recuperato queste carte, questi pochi documenti che subito ho dato a Piercarlo e che da lì è saltato fuori il discorso relativo alle frequenze che utilizzavano gli oceanici anche in campo medico, ma probabilmente non solo in campo medico. Adesso arrivo al punto. Dopo l'uscita del secondo libro,
che è a firma fondamentalmente, lo faccio vedere, Sì, lo facciamo vedere, ce l'abbiamo l'immagine, tranquillo, eccolo qui. di Diego Marin, che è il diario degli antichi, dove abbiamo contribuito anche io e Loris in una parte In appendice. abbastanza ridotta, e c'è stato anche l'aiuto del gruppo di Fermo 43° Parallelo, che è un gruppo esoterico che si rifaceva alle, scusate, che si rifaceva anche alla ricerca del conte Spinucci, adesso Mancini, sì. Mancini del Spinucci, conte sì. Mancini, esatto, Mancini Spinucci, che era coevo e aveva conosciuto l'ingegner Porro. Ecco, sono riuscito ad avere questi documenti, questi pochi fogli che ho dato subito a Piercarlo. Poi, dopo l'uscita del libro Il Diario degli Antichi, Diego è stato contattato da due persone, cui abbiamo avuto un anno fa circa, o meno di un anno fa, un incontro video, che collaboravano con il Centro Nazionale delle Ricerche, e ci hanno detto: abbiamo letto i vostri libri eccezionali e vi possiamo dire che secondo noi addirittura l'ingegner Porro, non lo sappiamo con certezza, ma era così preciso nella descrizione dell'interno delle sfere che noi siamo convinti che lui sia riuscito ad entrare in una di queste. Infatti e finisco, c'è un periodo oscuro delle vicende della ricerca dell'ingegner Porro che vanno dal 1970 al 1974, di cui nessuno sa nulla, neanche i suoi familiari, perché l'ingegnere aveva voluto così. Una delle figlie di Porro, Emilia Porro, che si era laureata in fisica a San Paolo del Brasile, l'aveva aiutato per diversi anni, ma a partire praticamente dal 68, 69, 70, l'ingegnere non aveva più voluto nemmeno il suo aiuto, quindi nemmeno in famiglia, perché probabilmente stava cercando qualcosa. E dai documenti abbiamo visto che sarebbe stato il massimo per lui e anche per l'umanità, magari, riuscire ad entrare in una di queste sfere e vedere che cosa c'era veramente dentro. Ecco, questo Allora, potrebbe essere un argomento ma questo che non... occuperà magari le nostre ricerche. Allora, questo chi legge il libro, io non l'ho finito, ti ripeto, mi manca l'ultima parte, però quando ho cominciato a leggere il libro mi sono detto, ma è troppo dettagliato, cioè non può essere la risultante non, radar, non può essere, come dire, un segnale restituito da uno strumento che ti dà una tale rilevanza di particolari di ciò che c'è dentro quelle sfere. Questa è il frutto di un'esperienza di contatto de visus con questa cosa. Questa è l'impressione che ho avuto quando ho letto il libro. Quindi È mi per questo sembra. motivo per cui noi ci siamo precipitati nella zona di Saronno recentemente e abbiamo fatto alcune ricerche grazie all'aiuto di Piercarlo Bormida, Sì. e quindi abbiamo lanciato queste frequenze Sì. nell'etere, nell'aria, Sì. Sì. perché secondo Lucio Sì. queste frequenze potevano attivare in un qualche modo un rapporto diretto tra la superficie e le E le sfere. sfere. Tra l'altro, per ritornare a ciò che c'è contenuto nel libro, sembra proprio che l'ingegner Porro, una volta che riusciva a individuare la presenza di queste sfere, alcune di queste, il giorno dopo o nei rilevamenti successivi, diciamo meglio così, erano esplose. Il perché esplodevano lo lascio dire a voi, perché insomma poi. Probabilmente chi era contenuto all'interno non voleva fare in modo che venissero individuati con estremo. Però prego, qualcuno. Sì, Ecco, l'hai magari detto Loris vuoi dire qualcosa su questo. tu, Francesco. Chiaro, la certezza non c'era, ma quello che dice, quello che l'idea che espone l'ingegnere a Mario Minice, che Mario riporta nel diario, è che il suo sospetto è che, avendo capito essi che erano state individuate dall'apparecchio, perché evidentemente riuscivano a capire che qualcuno le aveva sondate, rilevate, avevano qualche volta, in qualche caso, potevano decidere di far sparire Le il corpo prove. stesso delle prove, e quindi distruggevano volontariamente il manufatto, la sfera stessa. Non sappiamo se con occupanti o senza, se gli occupanti, questo
È chiaro, non si può dire. Quello che Porro rilevava è che il giorno prima c'era il segnale della sfera e qualche tempo dopo non ritrovava più il segnale e la sfera non c'era. Quello che tu hai detto, Francesco, effettivamente il tuo sconcerto è comprensibile, ma abbiamo detto solo l'1% Sì. di quello No, che. ragazzi, allora ve lo dico già, fatevi il segno della croce perché dovete tornare. Non basta una puntata, è un argomento talmente accattivante. Adesso non abbiamo più date, purtroppo, però prendiamocelo come impegno. Quello che non riusciamo a fare adesso, ci incontriamo in un secondo appuntamento, magari a settembre, ripartiamo Volentieri. con la nuova stagione e completiamo il quadro delle informazioni che stiamo fornendo in questa occasione. Volentieri. Sì. Altra cosa che mi ha, cioè, inchiodato alla lettura è che sembra che queste sfere in qualche maniera siano in comunicazioni con civiltà collocate in una particolare area della volta celeste che è indicata da una costellazione specifica. A voi. Sì, lo so. Sì, Allora, questo è un. diciamo che è il luogo di origine, di provenienza. Sì, ma Questa era, sì. Loris, se vuoi dire tu. Sì, adesso non ricordo È bene i uno particolari. studio che ha Questa era. fatto. No, no, c'era un disegno, ce l'abbiamo Sì. qui da far vedere. Sì, Allora, quello il lì è. Sì, disegno. mi sembra che di averlo inserito. Ma non lo so se l'ho inserito io perché ho fatto troppa confusione nei disegni con gli inserimenti No, Allora, forse che lo no. ritrovo. Andiamoci a vedere. Intanto ci vediamo tutte Allora. le. Questo è l'ingegner Porro, questo è lo strumento. Vediamo che cosa non abbiamo visto. Questa è la Andiamo a domenica inserire. del Corriere. Questa è la mappa del No, e castello. quest'altro nel diario degli antichi. Ecco, I campi di sfere. intanto queste sono i campi di sfere come erano collocati, diciamo, come potete vedere, la distribuzione sicuramente non può essere casuale, deve essere necessariamente predisposta da una intelligenza. Poi questi sono Eccoci. diciamo, i corpi rinvenuti all'interno delle sfere, come così, come insomma in qualche maniera l'ingegner Porro riteneva Esatto, che fossero state collocate in stato di ibernazione. Allora, scusatemi, qui c'è la figura di quest'essere con tutti i tubicini, i raccordi che gli permette di stare in questo stato di animazione sospesa. Oceanico, vediamo che cosa abbiamo ancora. Questo è lo studio che venne fatto su queste astronavi, che sì. sono sostanzialmente queste, nello specifico, sono le astronavi che fanno riferimento a questo gruppo di popolazioni, perché poi c'è quell'altro tipo di astronave invece che Sì. fanno riferimento ai loro potenziali nemici. Sì. Nemici, sì, esatto. Abbiamo una forma di scrittura del popolo eugenico. Tra l'altro ti dico, ti avevo accennato Marco, io alcuni documenti perché quando mi sono occupato del caso Amicizia ho alcuni documenti che Sì, fanno me l'hai detto. riferimento a le esperienze di quel gruppo di contatto con i diversi popoli e ci sono delle assolute analogie con alcuni tipi di scrittura, soprattutto per quello che riguarda il popolo degli uomini piccoli, perché poi c'erano i giganti, gli uomini blu, eccetera, eccetera. Ognuno di loro aveva un loro tipo di scrittura, di grafia, che facevano tutti capo a una scrittura madre, che lì la scrittura galattica, diciamo. Però poi ogni popolo aveva la sua scrittura e questa ricorda molto la scrittura degli uomini piccoli. Poi queste sono le astronavi degli oceanici, dove Quando andavano sulla Luna, c'è una perché base. avevano fatto. Dove c'è una Esatto, base? Eccola c'erano qua. anche. Sì, perché loro principalmente facevano degli scavi di carattere minerario per recuperare del materiale utile. Sì, no, Questo non lo. discorso mi aveva colpito tantissimo perché si accennava praticamente nei documenti, che appunto sono documenti di 50-60 anni fa. A questo mare Imbrium sulla Luna, che era lo stesso mare Imbrium di cui aveva parlato 30 anni dopo l'ingegnere Richard Hoagland, no? Quel tecnico che aveva lavorato alla NASA, a cui
in una infamosa intervista che aveva rilasciato sulla rivista Nexus al numero 53, sosteneva che le missioni lunari erano state fatte proprio per cercare resti di un'antica civilizzazione sulla Luna che si era sviluppata con delle calotte di tipo vetroso proprio all'interno di alcuni crateri nella zona del mare Imbrium. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, tant'è vero che ero entrato in contatto con Richard Hoagland e avevo cercato poi di far mettere in contatto Hoagland con il professor Villa, anzi lo stesso professor Villa mi aveva chiesto di mettersi in contatto con lui, poi però purtroppo Villa è morto e non c'è stato questo scambio di informazioni, ma lo stesso Hoagland era rimasto molto colpito dalla storia, gli avevo mandato un paio di paginette in inglese al suo sito e lui mi aveva risposto dove descrivevo velocemente l'esperienza di questo gruppo di ricerca degli anni 60 italiano. Ecco. Quindi il discorso può andare avanti ancora moltissimo, ma abbiamo ancora molte ricerche da fare, soprattutto riprendere magari i contatti con quei due studiosi, collaboratori del CNR, i quali sono assolutamente convinti che Poro sia entrato in una di queste sfere, nella zona di Saronno, e da lì abbia tratto poi diverse informazioni in nessun altro modo, secondo loro, avrebbe potuto A cominciare dalla avere. descrizione delle maschere di ceramica che erano poste sui volti. E questo potrebbe spiegare poi, e spiego, il famoso incontro misterioso sul lago di Garda del Ecco, 1974, allora, dove in perfetto, pratica. andiamo su questo, Marco. Cioè, a un certo punto l'ingegnere, cerchiamo di capire perché non hanno mai rivelato questa storia. Che cosa gli è successo? Dunque, è successo, dunque, intanto nel 1970 Miniaci era andato praticamente in pensione e infatti il diario si interrompe nell'estate del 1970. Mentre invece l'ingegnere Poro è rimasto in contatto con il professor Villa. Ebbene, cosa è successo? Io non so, appunto, non sappiamo esattamente che cosa l'ingegner Poro ha fatto dal 70 al 74. Molto probabilmente, se noi diamo retta alle ipotesi che vengono da questi due scienziati che ci hanno contattato, riuscì a entrare in una di queste sfere grazie a questi messaggi di frequenza lanciati da determinati apparecchi acustici che attivavano, per così dire, l'ingresso in queste sfere. Ovviamente bisognava partire, non lo so, magari da qualche cava nella zona del Varesotto e riuscire a scavare dei tunnel. Oltretutto, devo dire che dal 70 l'ingegner Poro aveva creato una sua azienda di ricerca e trivellazione di petrolio o d'acqua o di altre cose che potevano essere utili da commercializzare, da vendere. Quindi noi si ipotizza che magari sia riuscito a entrare in una di queste sfere. Ecco, cosa è successo? Nel 74 lui riceve una misteriosa telefonata di un personaggio che dice: "Guardi, noi sappiamo che cosa sta facendo lei da molti anni e vorremmo incontrarla perché le dobbiamo parlare molto seriamente delle sue ricerche, del suo apparecchio, di quello che sta facendo." Allora lui ha voluto assolutamente che venisse con lui, l'ingegnere ha voluto che venisse il professor Villa, che poi è stato Villa a raccontarmi esattamente quello che cosa è successo. Cioè, nell'estate del 74, il professor Villa e l'ingegnere Poro si sono incontrati con due personaggi, chiamiamoli Men in Black, chiamiamoli, non lo so, dei servizi, no? Segreti, Te non si pareva, può te che non dire. c'ero, certo. In un ristorante con annesso un campo di bocce che io non ho, tra l'altro, ancora trovato. Potrebbe Individuato. essere nella zona della riva comunque ovest del Garda che va verso Gargnano. Dico questo perché Villa si ricordava che quel campo di bocce era famoso all'epoca perché ai tempi della Repubblica Sociale Mussolini, che era un giocatore abbastanza discreto di bocce, andava lì a giocare.
Insomma, in pratica si sono incontrati in questo ristorante vicino a questo campo di bocce, ristorante sul lago. E questi due personaggi, uno più alto, ricordava Villa con la testa un po' squadrata, alto quasi 2 metri, un po' allampanato, che guardava sempre verso il cielo. Chi parlava di più era invece un personaggio più normale, sul 1,70 m. E gli hanno detto chiaramente: guardate, noi sappiamo che cosa avete fatto in questi 10-15 anni, ecco, da questo momento dovete sospendere le ricerche. Perché? Perché siete andati troppo in là con determinate conoscenze. Noi facciamo parte di una serie di controllori, tra virgolette, dello sviluppo della scienza, della cultura, del genere umano. Mi è venuto anni dopo in mente il film ricavato da un racconto di Philip Dick, I Guardiani del Destino, no? Mi è venuto in Sì, mente un sì, sì. personaggio del genere e gli ho detto: quindi voi state andando troppo avanti con determinate ricerche, siete avanti di 5-10 mila anni sul percorso evolutivo dell'uomo, percorso che noi stiamo cercando di controllare e fare sviluppare in modo positivo, almeno in questa volta, perché ci sono stati troppi, troppi fallimenti nel passato. E quindi dovete interrompere le ricerche. Oltretutto, la faccenda si risolverà da sé, così gli dissero l'ingegner Porro nel giro di un paio d'anni, perché glielo fecero praticamente capire: lei non ci sarà più. E in effetti, 2 anni dopo, l'ingegner Porro è È morto venuto a quasi, mancare. è venuto a mancare quasi improvvisamente. Ecco, questa storia mi ha colpito tantissimo. Ed è stato il motivo principale per cui tutta questa documentazione è rimasta sepolta nell'oblio per 35-40 anni, fino a quando, come era stato preannunciato nei diari di Minier, ci sarebbe arrivato un nuovo gruppo, perché viene scritto così, sia sulle tavole di fisica che nel DDR, Nel che avrebbe cerchio. portato avanti. Avrebbe portato avanti la ricerca. Adesso io non voglio dire, magari molto immodestamente, che siamo noi, però sicuramente noi siamo riusciti, almeno a livello mediatico, che siamo riusciti ad ottenere, a far sapere parte di questa clamorosa storia, incredibile ma vera. Ecco. Ditemi una cosa, voi che idea vi siete fatti di questi due individui? Si tratta di esseri umani o di qualcosa di diverso? Dunque, io e Piercarlo, dico Piercarlo perché gli avevo mandato una serie di documenti, abbiamo ipotizzato che facessero parte di una sorta di servizi segreti, perché abbiamo scoperto da determinate carte che comunque i servizi segreti italiani. Ah sì, stai facendo vedere Vedere quella la mappa mappa del che avevo cielo da fatto. dove dovevano provenire questi esseri. E da dove provenivano? Probabilmente i creatori delle prime civiltà umane, inclusi gli eugenici, sarebbero provenienti dalla famosa galassia Vortice. È uno studio che ha fatto Diego Marin, che si può trovare in un capitolo del libro. Ecco, dunque, stavo dicendo, noi siamo venuti con certezza a sapere che i servizi segreti italiani erano venuti a sapere di questa storia già dal 1970. Quindi noi pensiamo che facevano parte dei servizi segreti. Però c'è un'altra possibilità, e cioè, che è il discorso più esoterico, ma anche forse anche affascinante, cioè che questa catena di guardiani dell'evoluzione umana Che avevano una memoria sono karmica. personaggi dotati Sì, di memorie memoria di me. ereditarie. La memoria Memoria ereditaria è di una memoria genetica che segretamente si sta studiando da tempo. Prima hanno iniziato sugli animali, adesso si stanno studiando sugli esseri umani. È una memoria ereditaria che fa ricordare avvenimenti avvenuti anche centinaia di migliaia di anni fa. Cioè, un essere umano come noi può ricordare, però con determinate capacità, può avere dei ricordi improvvisi di avvenimenti accaduti ai suoi progenitori anche 200-300 mila anni fa. Per esempio, un caso incredibile è quello di cui ho riportato nei miei libri, sulla svastica e la runa in particolare, il caso di Carl Maria Willigut, che
che era il famoso ierofante di Himmler, il quale lui sosteneva di avere dei ricordi ereditari che risalivano a 300.000 anni fa. Un altro personaggio poteva essere, mi disse il professor Villa, Leonardo da Vinci, per quello che lui era così avanti in determinate concezioni, perché dentro di sé aveva ricordi di una tecnologia e di macchine che magari nel Medioevo non si potevano sviluppare, ma che in un passato potevano essere state sviluppate. Ecco, questa è un'altra ipotesi, quindi le ipotesi possono essere due. O personaggi che lavorano con determinate elite e sono dotati di questa memoria ereditaria e quindi sanno esattamente o sono a conoscenza adesso di conoscenze tecnologiche che verranno rese note solo tra 100, 200, 500 anni, tra 1000 anni, perché adesso È lo troppo sviluppo presto. sarebbe troppo disarmonico, oppure effettivamente sono intervenuti dei servizi segreti, non so di quale paese, magari il nostro, pensiamo al nostro, che gli ha detto: bene ragazzi, adesso voi con questo apparecchio che avete sviluppato da uno studio E che strategico potrebbe della NASA, ribaltare tutte le conoscenze, le non certezze degli esseri lasciarlo umani. perdere. Esatto. Allora, noi qualche sera fa abbiamo fatto una puntata su la macchina di Ettore Majorana, costruita da Rolando Pellizza. E naturalmente la persona che è venuta a esporci i contenuti di quell'esperienza ci ha detto la stessa cosa, che a un certo punto, quando la macchina fu realizzata e è stata data prova di essere perfettamente funzionante, sono arrivati personaggi, insomma, strani, l'hanno sequestrata, sono stati minacciati, insomma, non è stato portato mai a compimento il lavoro di divulgazione, cioè di rendere quel dispositivo disponibile per tutti e creare energia infinita, pulita, eccetera, eccetera. Vabbè, è una storia che ritorna, ci dobbiamo confrontare con questa realtà. Allora, detto questo, volevo lasciare, ci siamo quasi avviati alle 2 ore del nostro format. Naturalmente ci dobbiamo rivedere, volevo anche lasciare un po' di spazio ai nostri amici. Lo sapete che potete intervenire mandandoci qualche audio messaggio, video messaggio sulla piattaforma di WhatsApp. Potete anche entrare a chiacchierare direttamente con noi tramite, ormai lo sapete, la stiamo usando insomma da qualche settimana, l'app di Telegram, prenotandovi, cioè siete tantissimi, anche quasi 700 persone. Alzate la mano per intervenire, prenotatevi la chiamata e poi vi accendo il microfono. Però prima di fare questa operazione, ho messo da parte anche qualche domanda che è arrivata sulla chat di YouTube, insomma, l'interazione ce l'abbiamo variegata. Volevo, chi di voi, insomma, decidete voi come fare, c'è questa, come dire, divisione interessantissima della società, degli eocenici in questi due gruppi principali. Il primo sembra essere più dedito alla fisica, alla ricerca scientifica, più razionale, logico-tecnico. Il secondo invece sembra avere un atteggiamento un po' più spirituale, rivolto, insomma, al metafisico, eccetera, eccetera. Allora, i primi si rifanno alle tavole della fisica, i secondi alla grande sfera. Poi parliamo di tutti i materiali alla prossima occasione, intelligenti che sono stati. Non c'è tempo per farlo, però. Servono almeno 3 puntate, non due, per cui organizziamoci per fare questa cosa. Ma è interessante questa divisione perché in qualche maniera ci dà uno spaccato che potrebbe in qualche modo anche essere riportato a quelle che sono le condizioni di oggi, no? Dove un gruppo di persone è proprio rivolto allo scientismo, al tecnicismo e non tiene per nulla conto di quelli che sono gli aspetti esoterici, mistici, olistici, eccetera, eccetera, e poi c'è un'altra parte invece che è molto più spirituale. Come al solito c'è chi è fisico e chi è metafisico. Quindi se ci date questa, se ci restituite quelle che sono le vostre impressioni su questa divisione della società eocenica, secondo me potrebbe essere un ulteriore stimolo per le persone per andarsi a comprare e poi a leggere questo bellissimo libro. Ok. Vuoi che dica io, Marco, Sì, no, ma che tutte cambio? Sì, e tre, va bene, facciamo un adesso dico passaggio su tutti e tre che è comunque tutte e tre, interessante. me ne ero Ok. occupato io in particolare perché Sì. era uno dei capitoli che avevo scritto io, Sì. ma effettivamente allora il quadro è quello che hai tratteggiato tu e che emerge per l'appunto dalla lettura delle tavole di fisica che non abbiamo ancora citato, menzionato, ma è tutto un capitolo estremamente affascinante quello perché in qualche modo Porro riuscì a leggere dei documenti, non solo come dire, a rappresentare la struttura, la conformazione delle sfere, ma anche a leggere determinati documenti che erano
presenti all'interno delle sfere, documenti che erano pannelli posizionati sulle pareti all'interno delle sfere, e porro per appunto questo strumento con determinati accorgimenti che adesso di cui non parliamo, e riuscì a leggere i contenuti, a decifrare la scrittura eocenica di cui tu prima, Francesco, hai mostrato qualche immagine, e appunto leggendo numerose di queste tavole, ecco, questo c'è un esempio, uno straccio di quella che era la scrittura eocenica. Leggendo numerose di queste tavole, riuscì a desumere una quantità enorme di informazioni di carattere non solo scientifico, cosa che gli interessava particolarmente, vista la sua formazione, ma anche di carattere per l'appunto storico, nel senso che l'autore delle tavole di fisica riportava informazioni su quella che era per l'appunto la situazione sociale e gli avvenimenti che erano avvenuti nel suo tempo. E quello che dice l'autore, l'ignoto autore delle tavole di fisica, quindi un eocenico vissuto milioni di anni fa, disse che quello che loro sapevano era che ad un certo punto della storia della Terra un certo ente chiamato Grande Sfera venne a insediarsi sulla Terra, cioè venne da qualche punto imprecisato dello spazio e si insediò al centro della Terra. La Grande Sfera era identificato come un ente grande, avente un diametro la metà della Terra e avente la capacità, era una sorta di, io lo associo a un logos planetario. Quelli che sanno un po' di esoterismo, di occultismo, sanno cosa, se dico logos planetario, cosa può voler dire. Cioè un'entità intelligente, cosciente, una supercoscienza in grado di governare un intero pianeta. Quindi a un certo punto della storia della Terra venne sulla Terra un ente chiamato Grande Sfera, con la capacità di governare interamente il pianeta stesso con tutti i suoi occupanti. Cosa successe però? La Grande Sfera voleva indirizzare l'evoluzione del pianeta in una certa direzione, anche con una certa impronta etica, che grosso modo corrisponde a quelle che sono l'atteggiamento etico, diciamo, delle nostre religioni, quindi l'altruismo, la solidarietà, l'amore, il pensiero nei confronti degli altri, anziché il pensiero solo a se stessi, eccetera. Invece, quello che dice lo stesso autore delle tavole di fisica è che la società eocenica era particolarmente materialista, particolarmente rivolta alla materialità e poco incline a farsi governare e comandare da un ente quale la Grande Sfera, cioè non era molto incline ad accettare i dettami della Grande Sfera. E cosa fecero? Quindi, sin da subito, la società eocenica si distinse in due grossi gruppi, quelli che erano sostanzialmente materialisti, individualisti e concreti e quindi fedeli al re come autorità di potere, e invece quelli che erano fedeli alla grande sfera, che quindi seguivano, diciamo, i suoi dettami etici anche, e non erano quindi tendenzialmente fedeli al re. Questo creava una grande spaccatura all'interno della società, ed era un problema, nel senso che la società eocenica era molto autoritaria, e dove la pena di morte veniva inflitta per anche solo per non pagare le tasse al re. E come dicevo prima, le apparecchiature mediche erano destinate soltanto, quelli che ti consentivano di prolungare la vita quasi a piacere, erano destinate soltanto a coloro che certamente non avversavano, che rispettavano i dettami del re, pagavano le tasse al re, e quindi a tutti gli altri non erano concesse certe cose. E appunto il discorso della grande sfera è fondamentale anche per capire qual era stato il destino a un certo punto della società eocenica. Perché il re a un certo punto decise di schermare l'influenza della grande sfera proprio per sottrarsi alle influenze sottili o alle energie sottili che emanavano dalla grande sfera. Quindi, con dei dispositivi di carattere tecnologico disposti in tutto il mondo, pensò bene di schermarsi dall'influenza della grande sfera. Questo non fu preso bene dalla grande sfera, che evidentemente voleva continuare a esercitare la sua influenza su tutti gli individui del pianeta. Ed è appunto per questo motivo, per questa sorta di ribellione del re e degli eocenici non fedeli alla grande sfera, per questa sorta di ribellione la grande sfera chiamò delle popolazioni extraterrestri, come diceva Marco all'inizio, provenienti da Ganimede, da Giove, con l'idea per l'appunto di punire questo atto di insubordinazione, di arroganza degli eocenici con una severa lezione di carattere militare. Ed è per questo che per l'appunto gli eocenici poi si rifugiarono nel sottosuolo. Quindi è vero, c'era questa fondamentale spaccatura
all'interno della società. Se Marco e Piercaro vogliono aggiungere qualcosa a riguardo. Ma prima di lasciare la parola a Piercarlo, volevo dire questo, perché vabbè, Loris ha spiegato molto bene la cosa. Io invece volevo ricordare, perché sennò ci dimentichiamo un po' in fine trasmissione, che ci sono stati altri personaggi che comunque ci hanno aiutato al di fuori della stesura di questo saggio. Quello più importante è il gruppo marchigiano di Fermo 43° Parallelo, Sì. che ci ha dato anche diversa corrispondenza che guardava il conte Spinucci e i suoi rapporti con l'ingegner Porro negli anni 70. Poi Marisa Corti di Genova, che era amica della segretaria Luciana Petruccelli, che purtroppo anche la Luciana è venuta a mancare, mi sembra, nel 2011, e Marisa Corti ci ha fornito parecchia documentazione riguardo i rapporti tra la segretaria e il gruppo stesso. E poi l'ingegner Mario Quagliati, mio amico ligure, che ha fatto una parte veramente eccezionale, che si può trovare nel secondo saggio, Il Diario degli Antichi, l'ultima appendice, su le misteriose origini dell'uomo, dove con un approccio scientifico si arriva praticamente a produrre del materiale, delle ipotesi che si avvicinano molto all'ipotesi principale, cioè dell'ipotesi ciclica delle civiltà e delle umanità. Ecco, volevo ricordare queste persone. Adesso, se Piercarlo vuole dire qualcosa alla fine più o meno di questa trasmissione, del suo apporto che ci ha dato già parecchio e che ci darà. Così magari possiamo lasciare un attimo spazio a qualche domanda, se c'è, o qualche Certo, cosa di assolutamente particolare. ci sono, tranquillo. Con piacere, io volevo ricordare anche un altro elemento che stasera non abbiamo affrontato, che è il legame con un altro personaggio legato alla musica, che in qualche modo stiamo indagando e potrebbe dare anche qualche nuova informazione utile anche al mio lavoro in questo caso, che è il rapporto con Padre Ernetti, il Sì, famoso cronovisore. In realtà assolutamente. questo è un argomento anche fondamentale che possiamo ricollegare anche a quello di prima, no? Del fatto che queste macchine fantasmagoriche poi alla fine vengono bloccate perché sono troppo pericolose per una certa crescita. E da quello che abbiamo capito ci sono stati dei contatti o comunque dei rapporti fra gli studi di Ernetti e quelli del professor Porro. È un campo di indagine che ovviamente ci stimola tantissimo perché Ernetti era un grandissimo esperto di musica antica e quindi più antica di quella degli oceani ci faccio fatica ad immaginarne una, ecco. È una parte che appunto nei documenti che parlano della musica si parla appunto di tutta una serie di tipologie di composizione molto molto interessante. Che affondano all'inizio dei tempi. E un dato interessante che mi piace ricordare è quello dell'utilizzo in qualche modo di una strumentazione organica, cioè non tutti quelli che producevano musica erano adatti a utilizzarla in maniera produttiva e soprattutto terapeutica. Ancora una volta sembra che il legame fra uomo e strumento si basi sulle capacità individuali. Quindi, se il famoso professor Porro aveva delle grandi capacità da rabdomante, nell'antichità eocenica probabilmente chi poteva utilizzare la musica per secondi fini doveva esserci predisposto. E quindi utilizzo di flauti, utilizzo di fiato, questa non è una cosa recente, lo sappiamo anche noi quanto il prana, no, l'energia pranica sia anche viatico di guarigione. Diciamo che per quanto mi riguarda da appassionato di musica, tutta la ricerca che andremo ad approfondire sul discorso eocenico apre scenari incredibili. La frequenza di cui abbiamo parlato prima è solo il punto di inizio. Ci auguriamo di trovare ancora qualcosa in più che riguardi appunto la composizione e la specificità
dell'utilizzo musicale per la creazione appunto di queste apparecchiature incredibili che vengono così ben descritte, fra l'altro, nei documenti che abbiamo. Cioè, ci sarebbero brevetti per arricchire probabilmente generazioni di scienziati. Forse questo è uno dei motivi per cui la ricerca è stata interrotta e è uno dei motivi per cui invece dobbiamo essere cauti, ma comunque proseguire in questa via. Ecco, questo è molto, molto importante. Bene, bene, allora ti ringrazio. Guarda, partiamo subito con una richiesta che c'è da parte di uno dei nostri amici che ci segue da casa. Domanda: Francesco, si può sentire la musica a 455 Hz di cui avete parlato? Se non in questa occasione, magari nella prossima ci potrai far ascoltare se mi mandi un brano o qualcosa, comunque anche tu Certo, stesso con là. grande piacere. Sì, con Così, grande piacere. perché Vedremo la Ha reazione. incuriosito, questa Va ricerca che bene. state facendo, assolutamente. Allora, ci andiamo a vedere qualche domanda che avevo messo da parte, vediamo un po', e poi lasciamo spazio anche. Allora, questa civiltà avrebbe potuto. Sì, eccolo. Questa civiltà avrebbe potuto utilizzare la tecnologia del suono per spostare gli oggetti e volare. Abbiamo sempre detto, insomma, quello che poteva essere la possibile costruzione delle piramidi, no? Si è sempre Ma parlato di questa cosa. una cosa a cui accennato prima, mi pare Marco, è riguardo la facoltà, la possibilità delle sfere di muoversi all'interno del terreno. Quindi avendo la capacità con qualche tecnologia che non sappiamo su cosa fosse basata, ma comunque il suono poteva anche probabilmente centrarci, come diceva anche Piercarlo, la gestione delle vibrazioni in senso lato, i fononi, i fotoni, eccetera. Comunque con queste capacità, con questa tecnologia, avere la possibilità di muovere le sfere, di cambiare lo stato del terreno che circondava le sfere e quindi spostarle piacimento senza incontrare la resistenza del terreno, come capiterebbe a noi se volessimo fare altrettanto. Quindi tecnologie in grado di modificare lo stato della materia. A quanto pare i documenti che abbiamo potuto consultare ne parlano di queste cose qui. Sì. Altra domanda, intanto vi dico agli amici collegati a Telegram se volete intervenire per fare qualche domanda ai nostri amici, prenotatevi, fatevi vedere così vi accendo il microfono. Dunque, le sfere erano collegate fra di loro e come eventualmente? Fabio Ma anche. c'erano Marco. Vuoi tu? Ma Dici tu, Marco? Dimmi. penso che sicuramente c'erano delle centrali operative che mettevano in collegamento le sfere, tant'è vero che Poro sosteneva assolutamente che c'era ancora un'attività intelligente che per esempio faceva sapere alla sfera che cosa stava succedendo in superficie. Lui addirittura mette in relazione determinati avvistamenti di dischi volanti. Mi ricordo poi che il periodo degli anni 60-70 era un periodo di enormi avvistamenti di dischi. Metteva in collegamento gli avvistamenti di dischi volanti Sì. con le sfere padane. Tant'è vero che lui sosteneva che in realtà alcuni di questi, diciamo, piloti dei dischi erano discendenti di questi eocenici che poi avevano lasciato la Terra milioni di anni prima, insomma. E quindi Se sicuramente posso. c'era un collegamento Anche. di informazioni, c'è un Sì, collegamento di esatto, informazioni. sì, infatti volevo aggiungere questo, un collegamento di informazione, cioè non, fisicamente non risulta dalla rilevazione di Porro che ci fossero dei collegamenti, gallerie, strutture che collegassero le sfere l'una all'altra, anche quando le sfere erano distribuite nei famosi campi di sfere che vi ho fatto vedere prima, però erano sicuramente in collegamento a livello informazionale, perché l'ingegner Porro dice che lui avvertiva un flusso di informazioni che andava dai campi delle sfere verso la Luna, dove evidentemente c'era una stazione di controllo. E poi probabilmente dalla Luna il segnale era anche rimandato ad altre stazioni che erano su Marte, perché gli oceanici avevano costruito stazioni ai tempi in cui condussero quella guerra contro
e la popolazione che dicevamo prima degli invasori, costruirono basi militari sulla Luna e anche su Marte. Addirittura avrebbero anche realizzato il satellite Phobos di Marte, sarebbe frutto di una reazione artificiale, sarebbe stato realizzato artificialmente dagli oceanici attraverso un'esplosione nucleare della superficie di Marte. Quindi Vabbè. sì, c'erano flussi di informazioni di controllo fra le sfere, ecco, certamente. Allora, abbiamo acceso il microfono a Paul. Puoi parlare? Non so se ci stai sentendo. Sì, Vediamo se hai il microfono acceso. pronto, mi Pronto? sentite? Sì. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Innanzitutto, Prova a parlare. complimenti per... Ah, Pronto, mi aspettate senti? il monitor. Pronto? Sì, Pronto? ti sentiamo, vai Pronto? tranquillo. Ok, complimenti per il canale perché lo sto seguendo da qualche mese e ci sono sempre delle tematiche veramente molto interessanti. Grazie. Quindi Intanto da complimenti. dove ci chiami? Scusami. Ah sì, perdono. Allora, chiamo dalla provincia di Milano, a Paderno Dugnano nella Benissimo. particolarità. Grazie. Quindi molto affascinante il discorso delle civiltà che ritornano nel corso delle ere geologiche. E richiama il concetto che noi spesso, purtroppo erroneamente, riteniamo gli antichi delle civiltà retrograde rispetto alla nostra civiltà. Invece, molto probabilmente, nel corso delle ere passate ci sono state diverse civiltà ancora molto più evolute della nostra. Adesso è una verità che, fortunatamente, grazie a questi studi, viene a galla, insomma. Ecco, una domanda pertinente appunto alla società eocenica. Allora, non ho compreso bene se erano comunque geograficamente stanziati su tutto il pianeta terrestre o avevano, diciamo, una collocazione spaziale più precisa, non so, Definita. in Europa piuttosto che in Russia, piuttosto che in America Latina, o erano diffusi su tutto il pianeta. E poi un'altra domanda, allora, sempre tornando un po' alle piramidi, c'è una teoria che vuole che le piramidi in realtà non siano tombe e la loro costruzione debba essere retrodatata rispetto agli studi classici almeno a 12.000 anni fa, e una teoria che vuole che le piramidi siano in realtà una tecnologia che utilizza l'acqua. Che viene messa in risonanza e quindi è in grado di produrre delle onde sonore in grado di curare e prolungare la vita del corpo, diciamo, umano, comunque di un corpo biologico. È emerso qualcosa rispetto a questa teoria negli studi che sono stati fatti sulla società eocenica, in particolare proprio in riferimento alle piramidi, o no? Ecco. Grazie Paul, gentilissimo, una buona serata. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a voi. Beh, Non so chi di voi vuole rispondere. Lois ha scritto addirittura un libro sulle piramidi, magari può Sì. dire No, allora, qualcosa. riguardo, aspetta, partiamo dalla prima domanda, sulla Allora, la collocazione distribuzione. geografica, se Sì. c'è. Ma l'idea è che, come Marco l'ha accennato un po', che non solo l'Italia, ma anche altre località dovrebbero ospitare dei campi di sfere. Un'idea precisa però della distribuzione geografica non l'abbiamo, mi pare, se non il fatto che appunto è venuto fuori che anche queste strutture in Siberia, simili, non proprio identiche alle nostre, ma simili erano anche in Siberia, poi altre sono citate da Porro in Sud America, ma non, anche perché Porro non è che poteva battere a tappeto L'intero le varie pianeta, tutto il certo. mondo, l'intero pianeta, però dobbiamo presumere che fossero estese a livello planetario, che la civiltà fosse in qualche modo planetaria, almeno questa è la mia idea, credo che sia condivisa anche dagli amici. Il discorso delle piramidi è molto affascinante, quello che ricorda l'autore, che è chiaramente l'ascoltatore. Che chiaramente l'idea dell'utilizzo delle piramidi attraverso l'acqua per creare spazi di risonanza con funzione curativa, poi magari Piercarlo potrebbe aggiungere qualcosa se vuole. Quello è un'idea di Malanga che io trovo estremamente, è uno studio recente di Malanga che ha veramente spaccato i capelli in quattro, analizzato la struttura interna della piramide e ha visto che poteva avere un utilizzo di quel genere lì, poteva anche architettonicamente, nel senso che c'erano le strutture per far sì che funzionasse in quel modo lì, e io lo trovo estremamente affascinante e pertinente anche con quello che possiamo avere scoperto noi a livello delle frequenze, come ha ricordato più volte Percarlo.
Nello specifico non abbiamo trovato però riferimenti alle piramidi, cioè a strutture piramidali, eccetera. Nei documenti esaminati sulla civiltà oceanica non abbiamo trovato riferimenti specifici alle piramidi, alla loro funzione. Però sul discorso delle frequenze, sì, se Piercarlo vuole rimarcare la cosa. Sì, volevo appunto darti ragione assolutamente perché ne abbiamo già anche parlato quando ci siamo visti recentemente a proposito appunto delle ricerche di Malanga in questo campo specifico. Da quando ne abbiamo parlato effettivamente il focus è stato chiaro, cioè non si parla di piramidi all'interno di questa ricerca che riguarda gli eocenici, ma si parla di sfere che comunque all'interno delle quali una struttura molto particolare, intanto mantiene in vita delle creature durante i millenni e sicuramente agisce a livello biometrico sulla capacità di rigenerarsi di queste creature. Quindi mi sembra di ricordare che Malanga ovviamente associasse il discorso della guarigione e della rigenerazione ovviamente legandolo ai faraoni. L'acqua, ricordiamoci che è un elemento di vita assolutamente fondamentale e mi viene subito un parallelismo con gli studi di Masaru Emoto, no? Che conoscete probabilmente tutti e che si basano proprio sull'uso delle frequenze dell'acqua come rigeneratrici. Quindi non si parla di piramidi, ma si parla delle stesse identiche cose, secondo me. Bene, molto bene. Allora, vediamo se c'è ancora qualche amico che vuole fare l'ultimo collegamento audio, perché veramente siamo alla fine del format, il tempo insomma, è passato. Comunque c'è qualche riflessione che la volevo condividere con voi, che ci viene dagli amici, due in particolare. Allora, Maria Stella dice, praticamente più si va nel passato, più si rischia di cadere in un futuro che qualcuno ha deciso non sia per noi. Che idea vi siete fatti di questa riflessione, Maria Stella? Sì, io ogni tanto nel corso delle mie ricerche mi rendo sempre più conto che cioè, sembra che il nostro percorso sia indirizzato Sì. in ogni modo e magari non nel verso in cui la maggior parte della gente vorrebbe. Io ormai sono assolutamente convinto dell'esistenza di una sorta di elite che comanda questo pianeta, ma lo comanda da sempre. Quindi Sì. E va bene la tutti i vari liberalità, la libera personaggini che democrazia. passano, insomma, sono veramente. Poi certe decisioni vengono prese da pochi. Questo Assolutamente. sicuramente. Quindi sicuramente c'è un'altra cosa da dire e finisco, e cioè che effettivamente più si studia il passato, più c'è la possibilità di capire di quello che può essere il nostro futuro, ecco. E soprattutto cercare quello che sarebbe meglio è cercare di evitare gli errori che sono stati commessi nel passato, ma purtroppo da quello che vedo anche Marco, non questi mi sembra che tempi qualcuno vari. ti stia ascoltando in questo momento. Né in questo momento, né prima né dopo, non ti ascoltano da questo punto di vista. Sì, è vero, Siamo decoccio, come diciamo noi, capatosta. Allora, un'altra riflessione giusta, pertinente, la nostra amica Calogero Costanzo, ma tutte queste importantissime notizie, alla fine, quali implicazioni comportano nella vita dei singoli esseri umani? dicono così, che non è stata ancora detta, che è piuttosto importante. Perché il libro si chiama Il risveglio degli antichi? La parola chiave è risveglio. La chiave risveglio, allora sì, a parte che c'è il risveglio delle nostre coscienze, ma c'è fisicamente nei documenti che abbiamo esaminato, nelle tavole di fisica particolare, si parla delle cosiddette profezie della grande sfera. E una di queste riguarda il fatto che prima o poi, presto o tardi, anzi molto presto dovrebbe essere, gli eocenici usciranno dalle sfere e C'è una torneranno in data, no? superficie. C'è una data. Sì, c'è una, diciamo, una delle indicazioni che ci fanno capire che gli anni sono questi, perché si parla di un'età, di un periodo non molto distante da quando la nuova umanità, cioè noi, ha
avrà scoperto l'energia atomica, si parla di certe condizioni del campo geomagnetico terrestre che si stanno verificando adesso. Quando, si parla di quando, ecco, la cosa più, uno degli elementi chiave della profezia è quando per la prima volta vi sarà un leggente in grado di leggere i documenti, cioè i documenti eocenici. Questo leggente ovviamente è Porro. Porro è stato il primo leggente dopo milioni di anni a riuscire a leggere e interpretare i documenti eocenici. Mettendo insieme queste cose, il primo leggente, l'energia atomica, il campo geomagnetico terrestre e qualcos'altro, stiamo capendo che questi sono i momenti in cui, secondo la profezia della grande sfera, gli eocenici dovrebbero tornare in superficie. Per far cosa? La profezia dice per sterminare gli esseri umani. Perché gli eocenici vorranno riprendere possesso del loro pianeta, perché il pianeta è loro, non siamo noi a guidare il Sì, pianeta è loro. sostanzialmente siamo un esperimento mal riuscito. Esatto, quindi diciamo che noi però abbiamo dalla nostra parte il supporto della grande sfera, perché la grande sfera è con noi. La grande sfera è con noi, quindi si combatterà una battaglia e dove alla fine la profezia stessa dice che avrà la meglio la grande sfera con noi, con la nostra umanità e gli eocenici. Non riusciranno ad averla meglio. Quindi, in qualche modo, come l'ascoltatrice chiede, in che modo ci riguarda? Beh, se dobbiamo affrontare una guerra di questo genere, ci riguarda. Speriamo che non sia proprio così cruenta la cosa. E in ogni caso, è una cosa estremamente affascinante sapere che Sì. c'è Bene, qualcosa di questo genere qua sotto. allora. Finisco, ricorda moltissimo, ne parliamo nel libro, le profezie dell'Agarty, cioè del ritorno Ah, del Signore. sì, c'è Certo, tutto un Agarty ci capitolo mio che abbiamo, adesso non certo, c'è affrontiamo più. tutto. No, 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 certo. No, Sì. assolutamente, anzi questa cosa, sicuramente i miti di Agarty, Shambhala, insomma, sono legati, ma così come i V-56 avevano le basi sotto l'Adriatico, queste basi immense, probabilmente qualcuno nel passato era stato ospitato, gli era stato fatto vedere una di queste basi alieni extraterrestri o di una civiltà avanzata, poi quando doveva tornare in superficie poteva solo che raccontare con il background di cui era in possesso magari 500, 600, 1000 anni fa e raccontava che c'era una civiltà sotterranea, da lì Sì, 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 ci sì. sì. E poi vorrò sapere, cercherò di sapere veramente che cosa Porro Sì. aveva trovato tra la Sì. No, Sicilia, la Calabria e la no, senti Sardegna. Marco, io e te dobbiamo fare un patto, ah, già te lo dico, se parti per una di queste esplorazioni, chiamami, io vengo. Abbandono tutto qua, chiudiamo il canale e via. Facciamo l'esperienza. Se Va bene. dobbiamo partire, partiamo sul serio. Va bene. Allora, che dirvi se non che sono stra contento. È stata una di quelle serate appassionantissime, naturalmente a tutti. Suggerisco che se state abbandonate tutto quello che avete per le mani, buttatelo via, compratevi il libro Il risveglio degli antichi e fate la lettura di questo testo E che anche il e seguito, il anche il diario. seguito, il diario degli antichi. Sì, Diario. facciamolo vedere, eccolo qua. Anche il seguito, il diario degli antichi. Così, insomma, vi fate un quadro molto più preciso di quello che è contenuto. E la prossima volta che ci incontriamo, perché ormai è stabilito che dovete ritornare in settembre alla riapertura della prossima stagione. Diamo un'altra rimescolata a tutte le cose di straordinario interesse che ci sono contenute dentro il libro e che non abbiamo fatto, non potevamo fare in tempo questa sera di raccontare. Che dire se non grazie ancora e facciamo i Grazie a tutti saluti. gli ascoltatori, grazie a te Grazie Francesco e a tutti gli ascoltatori. a voi. Allora, è stato veramente un piacere, ritornate, soprattutto insomma, con Loris adesso ci dobbiamo rivedere la settimana prossima, ma sto scoprendo, insomma, conoscenze, competenze straordinarie. Aiutatemi nel canale a divulgare. Insomma, voi venite, io ci metto la tecnologia, voi ci mettete i contenuti. Va bene? Anche perché ne avete di cose da raccontare. Va bene, come al solito, anzi, prima di salutarvi, vi faccio vedere un'ultima cosa. Domani sera abbiamo un amico. Con un bellissimo excursus, lui naturalmente è Patrizio Romano Mariotti, tra mistero e storia, sempre alle 21, sempre sul canale YouTube delle Ali del Bruco, anche sul media web. Come al solito ci lasciamo il nostro grido di battaglia, siate guerrieri e restate guardinghi, sempre. Grazie per la vostra attenzione, a domani. Ciao. Grazie a tutti.